Uè, buonasera cari massivi e massive, benvenuti per un nuovo streaming speciale di MMO.it. Io sono Plinius e stasera finalmente è giunto il momento. Cari ragazzi e ragazze, è giunta l'ora della Summer Game Fest. Ebbene sì, stasera si terrà la cerimonia di apertura, la cosiddetta Opening Night Live della Summer Game Fest, che ovviamente siamo qua per seguire e commentare insieme. Quindi ragazzi, tenetemi compagnia perché sarà una lunga serata. Buonasera, benvenuti, benvenuti. Volume un po' bassino, ma io queste cose del volume non lo capisco. Il volume è sempre lo stesso. Il mio microfono ha sempre lo stesso volume, ragazzi. Comunque, fatemi sapere se siete in tanti a darmi questo feedback. Cerco di. Però è al massimo, nel senso. Comunque, niente, abbiamo un sacco di cose di cui parlare stasera, soprattutto un sacco di cose da vedere. Io adesso devo dire, non sono particolarmente informato, anche perché ho visto che su internet già impazzano i rumor, voci di corridoio, leak a sinistra, leak a destra, leak sopra, leak giù, su, in basso, a destra, eccetera, eccetera. Io non ho voluto leggere troppa roba, così ci teniamo anche un po' di sorpresa, per quel poco di sorpresa che ci può essere, però insomma. Vediamo, speriamo bene. Speriamo bene, ovviamente, perché quello di stasera è il primo grande evento di quella che sarà l'estate videoludica, queste conferenze dedicate al futuro dei videogiochi. Anche se probabilmente la vera bomba non sarà stasera, cioè non sarà la conferenza della Summer Game Fest di Geoff Keighley. Probabilmente la vera bomba sarà l'Xbox Game Showcase di domenica. Domenica 9 giugno, dopodomani, insomma, ovviamente anche quello seguiremo e lo commenteremo insieme. Ragazzi, sappiate che tutte le conferenze che si terranno in questi giorni le seguiremo praticamente tutti insieme, con pochissime eccezioni. L'unica eccezione dovrebbe essere il Future Game Showcase che si terrà domani sera. Io domani sera non ci sarò perché, se tutto va bene, io e Askez facciamo un po' di test col computer per vedere se riusciamo a risolvere, perché purtroppo no, al momento non ho ancora risolto, ragazzi. E quindi diciamo che domani mi prendo la serata off, non per andare a divertirmi purtroppo, ma per fare un po' di test col computer e cercare di individuare e risolvere il problema. E poi appunto domenica ci sarà l'Xbox Games Showcase. Grandi ragazzi, siete tantissimi. A mio parere il volume è ottimo. Ecco, fatemi sapere, ragazzi, datemi feedback. Se mi sentite basso, se mi sentite alto, se niente. Quindi, grandi ragazzi, buonasera e permettetemi di ringraziare subito Parsifal993 che si è abbonato per 15 mesi, grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille di cuore, Parsifal. E a questo punto, tra l'altro, Parsifal, bellissimo nome, legato anche a Camelot, alla ricerca del Santo Graal, no? I cavalieri della tavola rotonda, eccetera, eccetera. No, vabbè, dicevo, ragazzi, a questo punto ne approfitto per invitarvi a seguire il buon esempio di Parsifal993. Iscrivetevi anche voi al canale, followateci qua su Twitch e soprattutto abbonatevi per supportare il nostro lavoro e per sostenere il progetto editoriale indipendente di MMO.it. Anche perché in questi giorni non ci fermiamo un attimo e non ci fermeremo un attimo, ragazzi. Ne abbiamo veramente per tutti i gusti. Quindi, con questa bellissima t-shirt, una delle mie magliette preferite, devo dire, la maglietta del gatto col sushi, il gatto giapponese col sushi. Direi che siamo pronti. Fatemi sapere ovviamente che aspettative avete anche voi, che cosa pensate che vedremo stasera e che cosa sperate che vedremo stasera, perché sappiamo che spesso pensare è diverso da sperare e viceversa. Speriamo in un bello show, anche se devo dirvi la verità, ragazzi, prima cosa, abbassiamo l'hype. Questa
Questa in generale è una cosa sempre cosa buona e giusta, abbassare l'hype perché su internet ci si fa sempre prendere dall'hype, no? Oddio, cosa mostreranno stasera? Mi aspetto i fuochi d'artificio, i botti. Non lo sappiamo, ragazzi. Considerate che Geoff Keighley è un gran paraculo, è uno che monta sempre l'hype. Però in questo caso lo stesso Geoff Keighley nei giorni scorsi ha detto: calmate le aspettative, non fatevi, come dire, dei castelli in aria, no? E se questa cosa te la dice Geoff Keighley è un problema, perché ripeto, lui è sempre stato il primo dei paraculi, dei PR che facevano le sparate, no? Quindi, non, francamente, non mi aspetto una conferenza devastante stasera. Credo, come ho già detto, credo che le vere bombe le vedremo domenica sera all'Xbox Game Showcase. Però, ciò non toglie che comunque potrebbero arrivare tanti annunci intriganti e interessanti. Soprattutto per noi di MMO.it, ragazzi, perché ci sono diversi MMO che dovremmo vedere stasera. Anzitutto, è stato confermato che ci sarà Dune Awakening, quindi Dune di Funcom lo vedremo sicuramente e secondo me dropperanno anche la data della beta o almeno una finestra prevista. Poi c'è la grande incognita di Amazon Games, sappiamo per certo che Amazon sarà presente durante la conferenza di stasera e se tutto va bene dovrebbero mostrarci qualcosa sia su New World che su Throne and Liberty. New World è stato confermato proprio ufficialmente, cioè stasera ci sarà New World. Pare che l'abbiamo già leakato, si parla della possibile uscita su console, cioè del fatto che uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X, e probabilmente annunceranno anche la prossima espansione gratuita, il prossimo update che uscirà in autunno tra settembre e ottobre, come già era successo 2 anni fa con Brimstone Sands, cioè Deserti di Zolfo. Però, ripeto, sarà un'espansione gratuita, perché Amazon Games ha confermato che quest'anno, 2024, non usciranno espansioni a pagamento per New World. Ok? Magari è anche la volta buona che metteranno il nuoto, no? E quindi niente, ragazzi, vedremo, vedremo. Io intanto ho pronto qui la schermata, mancano 6 minuti. 6 minuti e mezzo. Se mi vedete rosso, non... sembro rosso come un'aragosta, ragazzi. Non vi preoccupate, non mi sono scottato. E che proprio il logo della Summer Game Fest è rosso. E quindi sembro uscito. Sembra che mi sono scottato per la troppa abbronzatura. Va bene, per il resto, adesso recupero anche la chat, ragazzi, che sono ovviamente molto, molto curioso di sapere anche la vostra opinione. Qui dovrebbe essere tutto a posto. Buonasera, King Bronzebeard. Come detto, stasera c'è la Summer Game Fest. Geoff Keighley, imperatore del gaming. Sì, diciamo, dipende dal punto di vista, ecco. Sicuramente è uno che è molto bravo a pompare l'hype e a pompare il marketing. Però sì, non possiamo negare che indubbiamente, piaccia o non piaccia, ma è uno dei personaggi più famosi nel panorama attuale. Cosa volevo dire? Ah, sì, breve parentesi, piccola parentesi. Ieri ho visto Mad Max Furiosa, il nuovo film di Mad Max, che è un prequel di Mad Max Fury Road. Non so se l'avete visto anche voi, sempre diretto da George Miller. Devo dire, mi aspettavo di più, ragazzi. Devo dirvi, mi aspettavo di più, mi ha convinto solo in parte come film. Francamente mi ha lasciato abbastanza freddo, mi ha abbastanza deluso. Non è un brutto film, ripeto, non si può dire che sia un brutto film, però non raggiunge i livelli di Mad Max Fury Road, che è il film del 2015. Per me il film del 2015 è un filmone della Madonna. Cioè, veramente, per essere un action movie parliamo di un quasi capolavoro. Cioè, filmone pazzesco, Mad Max Fury Road. E questo, non raggiunge mai quei livelli, purtroppo. Buonasera, Caradras. Buonasera a tutti, ragazzi. Mi sarei fermato all'ultimo capitolo del 2015, difficile fare meglio. Esatto, Lucatex. Esatto, sì.
Ah, capito, il 2015 era obiettivamente insuperabile. Stanotte non riuscivo a dormire, ragazzi, ho buttato giù una mini recensione, se volete ve la leggo, tanto è letteralmente un minuto, tanto se mentre aspettiamo che inizi la Summer Game Fest. Allora, ho scritto questo su Mad Max Fury Road stanotte. Il film mi ha convinto solo in parte, da George Miller mi aspettavo molto di più. È anche vero che era difficile replicare il livello di Mad Max Fury Road, che reputo un filmone della Madonna, e questo l'avevo già detto prima. Furiosa è un prodotto più stanco, più fiacco, meno potente, meno viscerale, meno visionario di Fury Road. E poi, regà, quanto dura? 150 minuti di mattone, con troppe parole e troppe lungaggini. Tipo il villain, no? Il cattivone, Chris Hemsworth, interpretato da Chris Hemsworth, Dementus. Non sta mai zitto, non sta mai zitto, parla troppo, troppo. Troppe chiacchiere a vuoto ammazzano il carisma del personaggio. Anche la colonna sonora è molto più fiacca rispetto a Fury Road. Poi, per carità, Anya Taylor-Joy, la protagonista furiosa, è brava, nulla da dire. Però tiene una sola espressione per tutto il film. Cioè lei per tutto il film sta così. Con gli occhi spiritati, no? Sì, va bene. Poi ripeto, brava, Anya Taylor-Joy, per carità. Però diciamo che Charlize Theron non si batte. Che era l'attrice che faceva Furiosa in Mad Max Fury Road del 2015. Charlize Theron, tanta roba. E vabbè, niente, questo è quanto, ragazzi. No, non sono d'accordo, Renfo e Fan. Non è un problema di aspettative, è proprio che rispetto a Fury Road è un film mediocre. Ah, ragazzi, mancano 2 minuti, qua occhio a non distrarci. C'è un film che, cioè, ragazzi, sono passati. Fury Road è un film del 2015. Ripeto, 2015. Sono passati 9 anni. Eppure Furiosa è peggio in tutto. Cioè, non c'è una singola cosa in cui è fatto meglio di. Non c'è un singolo aspetto in cui sia superiore a Fury Road. Se dopo 9 anni mi fai un film che è inferiore da tutti i punti di vista al film che hai pubblicato 9 anni fa. Ripeto, non è brutto, però diciamo che gli darei un 6 e mezzo. 6, 6 e mezzo. 7 se proprio uno è appassionato di action movie. A me è piaciuto, mi fa piacere che a te è piaciuto, Renfo e Fan, ma non cambia nulla della mia personale recensione, ecco, questo è il mio parere. Boh, ragazzi, dai, è momento della Summer Game Fest. Partiamo e mi raccomando, state pronti. Si parte. Allora, adesso non vedete niente. Perché non vedete niente? Fammi tutti. Ok, non so perché. Sto avendo dei problemi, raga. L'avete capito che sto avendo dei problemi? Aspettate, eh. Aspettate. Intendo proprio col computer. Mi sta dando dei problemi sto computer. Vabbè, nei prossimi giorni. Ok. No, no, attenzione. No, no, sbagliatissimo quello che dici, Renfo e Fan. Sbagliatissimo. Ci si aspetta una replica del primo. No, falsissimo. Falsissimo, io rifiuto, io non mi aspettavo per niente una replica del primo, mi aspettavo un bel film. Però no, assolutamente falso dire che mi aspettavo una replica del primo, non è vero, anzi io avrei voluto qualcosa di nuovo. Assolutamente no, non mi aspettavo una replica del primo, avrei voluto qualcosa di nuovo, non lo è, perché non lo è. È letteralmente la stessa roba fatta peggio, raga. Comunque, eccoci, sti cazzi di Furiosa, film mediocre, godiamoci la Summer Game Fest. See some video games? Mettiamo sottotitoli in We are inglese. so thrilled to Dai. be here with you, and this is a showcase of what's next for games live from the YouTube Theater here in LA.
Now, if you're watching this show, first of all, welcome. I know everyone around the world is joining. Metto i sottotitoli, li ingrandisco anche un po'. Ah, ovviamente, ragazzi, datemi un feedback audio, fatemi sapere se il volume è troppo alto, troppo basso, eccetera, eccetera. The good news is that we have a lot of amazing games to show you from creators around the world over the next 2 hours. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures, which have disappointed all of us. Già che inizia parlandone, è una sorpresa. Is evolving and changing. And thanks to digital distribution, ho alzato, fatemi sapere se va meglio. And new creators are finding incredible success. Take a look at this list from Game Discover of the top 10 best-selling new games on Steam. Ah, sono i 10 giochi più venduti su Steam. Da gennaio a maggio. La maggior parte di questi, tra l'altro, sono in early access. Palworld è un early access, Manor Lords è un early access. Shrouded è un early access, Hades 2 è un early access. And I get inspired that new ideas, new teams and smaller creators can and will break through. It's a reminder to big companies that they have to treat their developers right because today there are many paths to sustainability and success, and that's what makes this industry so, so great. Vabbè, dai, è un paraculo allucinante, Giochini, però va bene, in the show dai. Today because over the next 2 hours we'll have big franchises on stage like Star Wars, Batman and Harry Potter. Okay, vedremo Star Wars, Batman e Harry Potter. Including a few games made by due ore di show. Individuals. Siete pronti, ragazzi? First time creators that we invited to be part of this show. Due ore di conferenza. We think this platform is important as a way to show you new things that you might not even know about. So when you see a game that piques your interest, please wishlist it or even better, send it to a friend and get them excited. That's how we together can grow the gaming community. Che caldo, we ragazzi, are going to do that today over the next 2 hours as we have a lot of games to show you, plus Day of the Devs directly after with even more indie titles. So should we get to the games? Buonasera, Elion. All right. Dovremmo right vederlo, now, cara, della Strona in Liberty. First announcement. È arrivata l'estate, qui a Torino fa un gran caldo. Ma intendiamoci, sono felicissimo, Io adoro il caldo, Katrina. Quindi è inutile che inizi a dirmi, ah, qui in Islanda. No, no, io odio il freddo, quindi. Empathy. Oh, hilarity! Allora, cos'è questa roba Lego? Guerriglia. Ah, questa è la collaborazione Lego Horizon. Horizon Zero Dawn Lego. Hey, neat costume. I gotta get me one of those. Ooh, sandwich. Sorry, gotta go. Who is that? Fosse per me, vorrei che fosse sempre estate, Katrina, guarda, quindi. Thunderjaw went mad and is tearing through the valley. Sì, sì, esatto, Royal J. Firmerei. Sempre estate tutto l'anno. Per me, dico. Bene, che cos'è? È una... una collaborazione Lego Horizon. Figo. Io in Islanda manco se mi pagano, Katrina. Cioè, nel senso, una vacanza volentieri, Però viverci mai nella vita. Sono italiano, raga. Sono italiano. Mi piace il sole. Mare. Il buon cibo. Vabbè, qui non c'è molto da dire, ragazzi. Il gioco è tipo come hanno fatto Lego Fortnite. Qui hanno fatto Lego Horizon. Lego Horizon, esatto, Stardust. Adesso diranno che è già disponibile su Fortnite, no? Free to play. Ecco, Lego Horizon Adventures su PS5, Nintendo Switch, anche Steam. Ah, arriva Holiday, vuol dire Natale. Con gli inglesi quando dicono holiday intendono le vacanze natalizie, quindi fine anno. There you go. Wasn't that fun? That was Lego Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also day one on PC and Nintendo Switch.
It's a playful, lighthearted story inspired by the world of Horizon, designed with two-player action in mind, supporting couch and online co-op. All right, now we're going to completely shift the tone to the next game from Torn Banner Studios. Torn Banner Studios. For their next project, chi they are proud Torn to Banner? Announce sono quelli No More Ruin Hell 2, the sequel to the 2011 award-winning Source Mod. 8 players start separate in the dark, and it's up to you to find your friends and survive with permadeath. Here is the first look. Non ho sentito il nome del gioco, vabbè. Lo so, Ray. Ah no, scusa. Non so perché ho letto Ray, Stardust, scusami. Questo è un survival horror. Mamma mia, che animazioni e che grafica, raga. E il ritardo di Twitch, Rent for Fun, un minimo ritardo c'è sempre. Poi che ho nello streaming. Sì, esatto, sono quelli di Chivalry, Royal Jade. Bravo, non mi veniva il nome. Oh, poi è vero che la grafica non è tutto, questo lo diciamo sempre. Però se ti puoi esenti così, certo, non è il massimo. Ah, interessante, con la permadeath, co-op a 8 player. Massive replayability. Però non è un MMO. Co-op a 8 player con la permadeath. Quindi un Left 4 Dead, ma col permadeath. E con 8 player massimo. No More Room in Hell 2. Ok, le animazioni sono terribili. Comunque uscirà in Early Access ad Halloween. È l'ennesimo gioco che esce in Early Access. Comunque raga, mamma mia, sta roba di Early Access sta uscendo veramente, sta andando fuori controllo, Ormai tutti i giochi escono in accesso anticipato, da Hades 2, Manor Lords, No Rest for the Wicked, The Rogue Prince of Persia. Mamma mia. Enshrouded, Valheim, Street Fighter 6 e Final Fantasy 7 Rebirth, ha detto. Vabbè. Sì, l'Early Access ci è sfuggito. Thank you, completamente Jeff. Di mano. Hi everyone, d'accordo, I am Caterina. So excited to be here at Summer Game Non Game che noi possiamo farci I'm nulla, here with you today però. To share some Curious Joy, even non so more chi siano. So, let's get straight to another world premiere. This is a highly anticipated game from a beloved franchise. Let's take a look. Esatto, Nemesis, ben detto. As young witches and wizards, we all dream of soaring through the sky. Sì, ma ragazzi, parliamo di un ritardo di tipo 10 secondi, niente di tragico. Però è normale che ci sia un minimo di ritardo su Twitch. Allora, questo è Harry Potter. È il gioco di Quidditch. Ah sì, questo l'avevamo già annunciato, ragazzi. Abbiamo già fatto una news sul gioco di Quidditch di Harry Potter. Aspettate che mo ve lo recupero. Harry Potter. Eccolo qui, Harry Potter Quidditch Champion si chiama. Avevamo già pubblicato una news l'anno scorso, quindi non è che l'hanno. Non si scopre adesso, diciamo. Ci diranno la data, immagino. Questo sicuramente esce, questo magari a ottobre, novembre. Vediamo. Gioco mediocre, da quanto si è visto da questo trailer. Poi che ho lui, Harry Potter Quidditch Champions. Your next chapter takes flight il 3 settembre. Ok, sarà free to play? Spero, beh dai, un gioco così. That's Harry Potter Quidditch Champions launching worldwide on September 3rd for consoles and PC. Now we move from the Potterverse to a brand new world. It hails from a single developer, Gavin Eisenbeiss, up in Seattle, who has been making games all by himself for a decade. His last title, Choo Choo Charles, was a fan favorite, and he showed me this next game a few months ago, and I really wanted to debut it here. Get ready to backstab, race, or cooperate with up to 20 of your friends in Cuff Bust. Cuff Bust, un gioco in cui puoi cooperare con 20 amici. E fai bene ad avere paura, Stardust. Le robe che stiamo vedendo al momento sono, posso dire, agghiaccianti. Ma che è sta roba? Il gioco della saponetta! No! Hanno fatto il gioco della saponetta, ragazzi! Aia!
Il gioco della saponetta in carcere. Io mai pensavo che avrei visto. Mai pensavo che in vita mia avrei visto il gioco della saponetta in carcere. E vabbè, ragazzi, questo è il mondo del 2024. Questa è l'industria videoludica del 2024. Ma guarda, Manor Lords non ha bisogno di farsi pubblicità. È stato uno dei giochi più venduti dell'anno su Steam. Lo diceva giusto un attimo fa Geoff Keighley. Perché mette le bombe? Ah, è una tipo una fuga da Alcatraz. Un gioco di fuga. Certo, no, io posso dire, anche qui scelta dello stile artistico. Terrificante. Perché? Che squallore. Agghiacciante quello che mostrano, Stardust. Agghiacciante quello che mostrano. Ma questo a loro non interessa. Salutiamo il nostro amico Antonio Conte, che hanno appena sbarcato al Napoli. Grande Antonio. Saluto Antonio. Vabbè, e qui ragazzi, cosa volete che vi dica? È difficile persino restare seri di fronte a un gioco così. Questo lo ricorderemo come il gioco della saponetta in carcere. Cuff bust nel 2025 forse. That's a fun one, right? I remember that's all made by one person. Congratulations, Gavin. Sì, sono molto d'accordo con Emily. La tecnologia va avanti, i cervelli tornano indietro, le idee tornano indietro. Star Wars Outlaws. Oh, questo ci interessa, di Ubisoft. Intrigante questo. Single player. Non è un MMO. On Monday at 12 p.m. Pacific, you'll get to see a full gameplay showcase. Uscirà il 30 agosto. Streaming is part of the continuing Summer Game Fest events, but right now we've got an exclusive buonasera, new Anello, glimpse buonasera of the game. Just a small taste of what's to come. Bene, ricordiamo che poi ci sarà anche l'Ubisoft Forward martedì sera, però. Quindi sicuramente stasera ci forniranno soltanto un antipasto in vista della conferenza Ubisoft di lunedì, che seguiremo insieme, ovviamente. Beh, di questo gioco ne abbiamo già parlato, abbiamo anche dedicato un salotto con Asks e uno con Ray. Tecnicamente sembra un buon gioco. È evidente che Ubisoft ci sta puntando parecchio. Ecco, infatti, subito te lo buttano lì. Sintonizzatevi all'Ubisoft Forward di lunedì. Cioè, ma veramente tutto qui? Vabbè, ma che paraculata. 30 secondi di teaser per dire ci vediamo lunedì sera all'Ubisoft Forward. Vabbè, ragazzi, ci vedremo lunedì sera all'Ubisoft Forward. Star Wars Outlaws. Ovviamente vedremo anche il nuovo Assassin's Creed Shadows. It is really spettacolare. La licenza di Star Wars costa. Ma ormai Ubisoft l'ha acquisita. It chronicles the story of Alba, a woman bound to a curious wolf cub. Here's your first ever look at the gameplay. Protagonista Alba. Ah, sì, ho visto un trailer di questo. Questo è un gioco indie. Ecco, questo molto caro. Questo. Ah, dai creatori di Gris. Gris è un bellissimo gioco, ragazzi. Bellissimo gioco. Veramente uno dei migliori indie. Ecco, questo ad esempio è un indie con i controcoglioni. Cioè, questo è un indie a cui non posso dire nulla. Molto bello. A differenza di quello che abbiamo visto prima. Questo sembra molto ispirato. Anche artisticamente. E quindi c'è questa protagonista che si chiama Alba, che viaggia con questo cane, con questo lupo. Una volpe, non lo so cos'è. Adesso devo esplorare questo mondo misterioso. Questo è molto affascinante, ad esempio. Ah, grazie per aver linkato la news su Star Wars Outlaws, Stardust. Sentite anche la colonna sonora, che bella. Questo è fatto da qualcuno che ne sa. Un cervo.
Neva 2024, generico. Okay. Trust me, that game is such a true work of art, especially in the, some of the combat. Esatto, questo è fatto dallo stesso di Gris, che cita il buon Re, il capolavoro Gris, ragazzi. Non giudicate, non giudicate gli indie superficialmente. Ah no, che non sia il genere ci sta. Questo è il genere, ragazzi. È lui? È Dune? No, non è Dune. Per un attimo sembrava Dune Awakening, nel deserto, con la sabbia. No, non è Dune. Questo è il Civilization-like di Microsoft, mi sa. Potrebbe essere Ara History Untold? Sapete che Microsoft, il team di Microsoft sta sviluppando il suo Civilization, che uscirà in autunno e sarà su Game Pass, ovviamente. Each of us shall endure this world's life until the end. Tu dici che direttamente Civilization 7, Ray? Oddio, potrebbe essere. Io pensavo fosse il clone di Civilization, ma forse è direttamente l'originale. Il nuovo Civ. Your names shall not be lost. So it shall be. So it shall be. Sì, c'è ragione Ray, è proprio lui, è Sid Meier Civilization 7, in arrivo nel 2025. Beh, bomba questo. Col gameplay in arrivo in agosto, ad agosto. Oh, grande Sid Meier, un po' invecchiato, ma è sempre lui, eh. Uno dei pochi game designer che non si è ancora incoglionito completamente. A differenza purtroppo di Warren Spector, Peter Molyneux o Richard Garriott. Grande Sid Meier di Firaxis Games. Beh, storia dei videogiochi, ragazzi. Fin dai tempi di Populous. No, aspetta, no, no, ho sbagliato. Civilization. Aspetta, Populous era di Sid Meier, non di Molyneux. Sì, giusto. Boh, vabbè, comunque, grande. È grande Civilization 7. Questo è il gioco della scimmia, Black Myth Wukong. Ah, era di Molyneux, scusate, ero confuso. Comunque, no, Molyneux è uno di quelli che purtroppo si è completamente rincoglionito. Questo esce il 21 agosto, Black Myth Wukong. Ed è un action RPG Souls-like, ambientato in questa versione fantasy dell'antica Cina. Eh sì sì, c'era il rumore su Civilization 7, ma adesso è stato confermato ufficialmente. Bene. Allora, questo è un cinematic, sarebbe bello vedere un gameplay. Cinematic bello, non ci dice nulla. Comunque, confermato, 20 agosto, ragazzi. Ricordiamo che gli sviluppatori di Enotria The Last Song hanno rinviato il loro gioco la seconda volta per evitare di andare in concorrenza con questo gioco, con Black Myth Wukong, che avrà anche una Deluxe Edition, una Collector's Edition fisica, molto bella, devo dire, veramente molto bella. Tanta roba. Il pianeta delle scimmie Souls-like. Più Viaggio in Occidente, Souls-like, anello. Se conoscete l'opera Viaggio in Occidente, è quella roba lì. Questo cos'è? Siamo un gioco VR? Sì, è un gioco. Questo è un gioco per Oculus. E tu a Masterpiece, un capolavoro. Sì, sì, sono già visti i gameplay, però l'avevo voluto vedere stasera. Vabbè, stasera ci hanno fatto vedere il cinematic. Allora, questo è Asgard's Wrath. In arrivo su MetaQuest 3. O forse è già uscito, non lo so. Sembra una scimmia il personaggio. No, ma non è che sembra una scimmia, anello. Il protagonista è una scimmia. Come nell'opera Viaggio in Occidente, che è una famosa. È un famoso libro, una famosa opera cinese. Ma c'è Stardust! C'è Stardust! Ragazzi, c'è Stardust! L'avete visto? Dicevo, è un po' come dire, noi in Occidente abbiamo l'Odissea, i cinesi hanno questa opera che si chiama Viaggio in Occidente, in cui il protagonista è il re delle scimmie, quindi sì, non è che sembra, è una scimmia.
The smallest creatures show the greatest resilience. Ah, questo. Che cos'è? È tipo Remnant, tipo. We stand. Ah, certo, Once Human. 9 luglio, ok, quindi tra un mese. Prossimo mese, Once Human. Questo me ne ho sentito parlare parecchio. Uscì anche su Steam. Free to play, credo. Questa è una pubblicità, vabbè, sti cazzi. Esatto, è la stessa storia di base di Dragon Ball. Pubblicità di Samsung, bene. Questo è Warhammer 40.000 Space Marine 2. Questo ci interessa, esce a settembre. Questo è figo. Sì, sì, è multiplayer Once Human. È un survival multiplayer online. Invece questo Space Marine 2 avrà sia la campagna single player che la cooperativa, che il PvP online. Uscirà il 9 settembre come il primo Space Marine. Questo mi sa che ce lo giochiamo, ragazzi, perché mi piace. Tra l'altro il primo Space Marine ce l'ho su Steam, quindi mi sa proprio che ci giocheremo a settembre. Molto bello. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG Metaphor, slated to launch this October. Nuovo RPG fantasy Metaphor. Ah, vabbè, Metaphor e Fantazio, certo. Dagli stessi sviluppatori di Persona 3, gli Atlus. Vabbè, è un JRPG di fatto. Qui ci vorrebbe il buon Ray, perché non è il mio genere, io non so veramente nulla di questi giochi. Sì, sì, qualcosa di interessante si è visto. Speaking in a global language. It is a pleasure to be here. My name is Hashino and I am the director of Metaphor. It is a pleasure to be here with Mr. Soejima. Uscirà a fine anno questo. このゲームはね、アーキタイプという他のゲームでいうところのジョブですね。Sì, Caterina. その姿に主人公たちが変身して、un milione di titoli presentati, qualcosa deve per forza venire fuori, certo. No, no, ma infatti abbiamo già visto dei giochi molto interessanti, solo che ma anche lo stesso Space Marine 2 sembra un ottimo gioco. Allora, questo gioco sarà un RPG in cui i membri del party si trasformano in archetipi. Tutte le artwork sono forza, forza e originalità. Gli archetipi permettono, se ho capito bene, di ricoprire diversi ruoli. Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. Yeah, archetypi sono all to instill each and every archetype with a feeling of strength and uniqueness in each of their designs. In total, del potere nato dalle paure e dalle ansie di ognuno di noi. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them can evolve into stronger versions. Va bene, ci sono oltre 40 tipi di archetipi disponibili nel gioco. Sì, sono d'accordo, ragazzi. Per il momento Civilization 7, Space Marine 2 e Neva. Infatti non è un caso che io le conferenze precedenti non le ho viste, tipo ieri c'è il Guerrilla Collective. Con tutto rispetto, infatti ho fatto bene a non seguirlo, perché ho visto poi gli annunci. Ecco, vediamoci un po' di trailer, un po' di gameplay in questo trailer di Metaphor Refantazio. Visivamente sembra molto bello, con questo stile anime tipico degli Atlus. Sicuramente mi aspetto una campagna single player molto lunga e piena di emozioni, intricata, piena di personaggi complessi. Protectors and followers will gather to your side. Remind people that the same powers lie dormant within them. On guard! You must acquire more archetypes and bring them together.
Vanguard, in guardia. Vabbè ragazzi, questo è il gioco per Ray. Ci giocherai, Ray? Questo sembra perfetto per lui. Proprio il gioco fatto e pensato per quell'otaku di Ray. Va bene dai, scherzi a parte. Awaken, risveglia Metaphor, Re Fantazio, 11 ottobre. Confermato. Eccolo, è proprio il gioco alla Such an honor to have Hoshino and Tsujima with us on stage. Thank you guys and for that deep look at the archetype. Such ti è piaciuto intrigata Katrina Beckers. Now we're going to jump into the Arkham Batman Arkham Shadow is a MetaQuest 3 exclusive VR game coming later this year. Ok, adesso c'è un gioco esclusivo di MetaQuest 3. Face a new threat, the mysterious Rat King and his cultish devotee. Here's your first look. Il gioco di Batman, Batman Shadow. Batman Arkham Shadow. Re Fantozzi. Magari facesse un gioco su Fantozzi, ragazzi. Re Fantozzi. Metaphor, Re Fantozzi. Sarebbe un capolavoro tutto italiano. Vabbè, però. L'ennesimo cinematic. Cioè, ragazzi, mostrateci un po' di gameplay di questo Batman. Va bene, su Gotham City in fiamme. Casting shadows of rats. On everything that was once good. Fear is their weapon. But they're not the only ones who can use it. The Rat King will stop at nothing to destroy my city. How far will I go to destroy him? Bene. Batman Shadow autunno 2024. Gioco VR per MetaQuest 3. Sì, sì, questo ragazzi, se non avete VR frega cazzo, ve lo dico. E lei è. Ecco, e ride. I am looking forward to heading back to the Arkhamverse. Già uno sviluppatore che inizia ridendo con una risata fintissima, già è un pessimo modo per iniziare. And comunque. That includes me, because I have been a fan of this series ever since one of its first iteration and have been playing each one ever since. Sempre stata una grandissima fan di Arkham e di Batman. Sì, una grandissima fan. Si sente la paraculagine, si sente lontano 200 anni luce. Sì, sì, è tutto VR, Ray. Tutto, cioè non tu, quello che abbiamo visto, Batman Shadows è VR. Ma che è sta roba? Ah, è Street Fighter. Cos'è? L'anime di Street Fighter? Sono confuso. Aiutatemi, non sto capendo. Io poi non sono un esperto di picchiaduro, quindi i personaggi non li conosco. Sì, però è Street Fighter. Ma cos'è l'anime di Street Fighter? Perché Street Fighter è già uscito l'anno scorso, no? Fatal Fury, King of Fighters. Non so, raga, c'è scritto Street Fighter. Ah, non è Street Fighter, quella Join the Fight è l'anno 2, year 2. Vabbè, sti gran cazzi. Qualunque cosa fosse. One year after the Dragon Meteor Invasion. Gli scozzesi. Ah, questo è Braveheart the Game. Mamma mia, che bella grafica direttamente dal 1999, ma va bene. Tears of Metal. Cos'è, un gioco metallaro sugli un gioco metallaro sugli scozzesi. Gli scozzesi, altri scozzesi. Maledetti scozzesi, hanno rovinato la Scozia.
potremmo riassumerlo così questo gioco. È un indie caruccio. Questo è l'indie degli, sugli scozzesi. Esatto, William Wallace. Sì, è un crossover con altri franchise, quello che abbiamo visto prima di Street Fighter. Allora, posso dire, è figa la musica. Mi piace molto la colonna sonora. Sentite come, come spacca. Voi nel frattempo permettetemi di ringraziare Unbelievable che si è abbonato per 9 mesi, grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille di cuore, te lo dico in al ritmo, seguendo il ritmo di questo roguelike co-op hack and slash, Tears of Metal, va bene, questo è il gioco che ricorderemo come l'indie degli scozzesi, maledetti scozzesi, hanno rovinato la Scozia. Io aspetto anche Wayward Realms. Ah sì, The Wayward Realms, sotto la direzione di Ted Patterson e Julian LeFay, lead developers dietro Elder Scrolls, Arena e Daggerfall. Sì, ho visto Infusion, i primi di Elder Scrolls. Sarà duro, bisogna vedere se riusciranno a replicarsi, sarà durissima. Belli i tempi di Arena e Daggerfall, però è passata un'era geologica. Cambiamo tutto da allora. Va bene, qui abbiamo il picchiaduro di Dragon Ball. Eh sì. Questo lo portiamo, ma dici il gioco degli scozzesi, Ray, o quel picchiaduro di Dragon Ball? Tu, assolutamente, porta quello che vuoi, anche come diciamo sempre. Portate quello che. Bisogna portare quello che ci si sente, no? Bisogna seguire il cuore. Comunque. Eh sì, ormai. Tutti con la grafica cartoon. Sicuramente lo stile cartoon, ragazzi, ormai è diffusissimo. È un modo per ridurre le spese, perché se fai un gioco fotorealistico ormai costa un fottio. Dragon Ball Spike in Zero. 11 ottobre, come Metaphor Re Fantazio, il povero Ray l'11 ottobre doveva scegliere cosa giocare, sarà lì che fa così, no? Cosa scelgo? Cosa scelgo tra Metaphor Re Fantazio e Delta Force Hawk Ops, a free-to-play tactical shooter available to play on all platforms. Here's a look at their multiplayer FPS. Sì, abbiamo la data. Buonasera Unbelievable, ma al momento hanno droppato Civilization 7. E cos'altro? Cos'altro hanno droppato finora, ragazzi? Civilization 7 e... già non mi ricordo più. Troppi giochi, ragazzi. Troppi giochi. Questo cos'è? Questo sembra brutto, posso dire. Questo mi sa tanto di sparatutto. Free to play. Non è Call of Duty, o sì? No, figurati, Call of Duty lo svelano domenica. Questo mi sa di sparatutto pezzotto free to play che imita COD. Tipo Blacklight Retribution. Ma devo dire, la grafica non è terribile. Però secondo me questo sarà il classico gioco pezzotto che imita Call of Duty. Ah giusto, Warhammer, Space Marine 2, è vero. Questo è bello Space Marine 2. Sì, però scatta già il trailer, ragazzi. Scatta già il trailer, posso dire. Poi non è che se inclini l'arma sei più figo, cioè sono tutti con l'arma inclinata. Delta Force Hawk Ops, Delta Force Hawk Ops. Global PC Alpha Test a luglio c'è l'Alpha Test su Steam ed Epic Games Store. Vabbè, potrebbe non essere terribile da provare. Ispirato al film Black Hawk Down, dice. Il gameplay dal film di Ridley Scott. Ah, ma un'altra cosa, un altro gioco. Hanno fatto, ragazzi, è il videogioco ufficiale del film di Ridley Scott, Black Hawk Down, che film che io ammetto non ho mai visto. Delta Force Black Hawk Down. No, ma lui è lo stesso di prima. Ok, lo stesso, Delta Force Black Hawk Down. Ok, sì, è interessante. Certo, un tie-in in ritardo di 30 anni, perché il film di Ridley Scott è uscito tipo, non so, 30 anni fa, 20 anni fa. Get down,
20 anni tu. Vabbè, però, mamma mia, scatta dei livelli allucinanti, però 15 fps questo trailer. Visivamente non sembra terribile, sì, ho capito. Ma madonna, va a 10 fps, ma l'avete visto che va a 10 fps. Oh, dico, graficamente non sembra terribile, però... Boh, ma io non ho capito. Ma quindi è il tie-in del film di Ridley Scott. I have an update for you on Fatal Fury. Hai visto, è uscito 20 anni dopo questo tie-in. For real this time. Questa ogni volta ride, quando non sa cosa dire questa ride, vabbè. Cosa ridi? Cosa ridi? Poi quelle risate finte proprio, no? Che mi danno fastidio. Mi urtano le risate finte, no? Perché lo vedi quando una persona finge, no? Vabbè, comunque, Legends of the Past, questo super nostalgia. Nostalgia cabinati anni 80. Abbiamo dei boomeroni in chat? Chiamate BD Silma, ci vuole qualche boomerone qua. Nostalgia cabinati. Ecco. Benissimo. Anche questo cartunesco. Mi sa che stasera, ragazzi, ne vedremo un bel po' di giochi con la grafica cartunesca. Fatal Fury City of the Wolves. Fatal Fury, io di 2025. Bah. L'evento dura 2 ore, World in the Law, quindi dalle 23 all'1. Stanotte facciamo tardi, ragazzi. Questa è una pubblicità su Halo, vabbè, sti cazzi, posso dire. Cos'è? No, la pubblicità, sì, se ne frega. Oh, grandi ragazzi. Ce li abbiamo dei boomer in chat. Benissimo. È Fatal Fury questo. E poi c'è la pubblicità del monitor Samsung OLED. Dai, sono entusiasta. Ma un gioco in stile vecchi SWAT 4 o Rainbow Six e chiedere troppo? Ready or Not l'ho amato. Guarda, stavo giusto per consigliarti Ready or Not, unbelievable. Niente, mi sa che c'è solo quello. Che io sappia... Io conosco quello, altri non saprei. Se soltanto Ubisoft si svegliasse e facesse un gioco di Rainbow Six vecchio stile, old school, non come... quella merdata di Rainbow Six Extraction. Mamma mia, che roba brutta. Un altro gioco cartunesco, mamma mia. Quest'anno, ragazzi, l'originalità ai primi posti proprio. Ma è evidente, ragazzi, sempre più sviluppatori utilizzano la grafica fumettosa, cartunesca, perché permette di ridurre i costi di sviluppo. Avete idea di quanto costa oggigiorno realizzare un videogioco con grafica fotorealistica? Tipo Hellblade 2, per intenderci. Ormai i costi sono fuori controllo, purtroppo. Comunque, vabbè, non facciamo che questo gioco non lo commento, ragazzi, e va bene così. E va bene così. Da Ubisoft vorrei Beyond Good and Evil 2. È un Ghost Recon fatto bene. Battle Crash. Guarda, Beyond Good, posso dirlo? Lo dico? Secondo me Beyond Good and Evil 2 non lo vedremo mai. Non uscirà mai quel gioco, ragazzi. Verrà cancellato. Da quando ho abbandonato Michel Ancel, che era il creatore di Beyond Good and Evil. Male, ragazzi. Male. Allora, sì, questo è un gioco di Mac. Devo dire, io non sono tanto tipo da Mac, però ci sta. Così come l'anno scorso è uscito quello di From Software, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Ghost Recon, chissà. Vedremo. Un nuovo Ghost Recon. Come si chiama questo? Summer Closed Beta Agosto. Sì, però prima dimmi il nome del gioco. Mecha Break. Vabbè, potrebbe essere interessante. Immersive aerial and ground combat with lightning fast maneuvers.
Next, Jason Blum and his Blumhouse guarda, temo che continuerai ad aspettare Holden Low, purtroppo. Like Get Out, Megan, and last year's poi spero di sbagliarmi, è Blumhouse well, Games, chi Jason, Jason Blum, chi minchia è Jason Blum? Film horror, non so nulla. Cos'è, Dead by Daylight? Ah, un altro gioco con la grafica cartunesca, evviva! Dagli autori di Five Nights at Freddy's, wow, non sto nella pelle. Ecco. Rizol, Theater Survivors. No vabbè, non è così cartunesco in realtà. Sembra Bioshock visto così. Ma cos'è? Ma no, ma perché? Perché? Stavo parlando bene. Cos'è sta roba? Ok, no, è cartunesco, raga. Ma questo è uscito dall'EA SNES. Cioè, ora, va bene che la grafica non è tutto. Ma poi non ho capito, qual è il gioco? Quale dei due? Cioè, sembra uscito al Game Boy quello che abbiamo visto prima. Ma è più giochi insieme. Sono più giochi insieme. Ok, è una collection di giochi horror, ragazzi, ok? Una roba che non gioco manco se me lo regalano. Perché proprio io i giochi horror. Grazie, ma non grazie. È una collection di giochi horror. Vabbè, dai, ci sta. Una collezione di giochi horror. Paghi uno. Mamma mia. Diciamo giochi stile PlayStation 1. Stile PlayStation 1 di Sam Barlow, Cronenberg. Addirittura qua si scomoda il nome di Cronenberg. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Vabbè, insomma, sono tanti giochi horror in uno solo. Blumhouse Games. Vabbè. No, questi sono più giochi, Royal J. Sono più giochi. Hanno mostrato una carrellata di tanti giochi, credo. Please welcome Jason Blum, CEO and founder fumato, of Blumhouse, sì, and Louise Blaine, creative lead. Vabbè, fare giochi horror Games. Devi essere un po'. Eccolo. Jason Blum, grande Jason Blum. Che cazzo è Jason Blum? Hey guys, vabbè. We got ourselves grande a full Jason Blum. There. That's incredible. So Jason, tell us a bit about why did you want to get into games like this? What are we doing? Well, we've been very very busy. I'm very happy to be here. Thank you for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans out there. Mi fa idea che dice siamo stati molto impegnati e te credo che siete stati impegnati. State sviluppando 10 giochi diversi. On the sequel of Five Nights at Freddy's, it's coming. Don't worry. Five Nights at Freddy's. Numero 15 di Five Nights at Freddy's. Getting more and more popular. Our movies are working. It's working on streaming. It's working in live events. Ma no, è molto semplice, Caradras. Era una carrellata di più giochi horror che stanno sviluppando, ok? Tutto qui, easy. E quindi per quello avete visto giochi con stili diversi. Ma sono tutti giochi horror sviluppati e pubblicati da loro, da questa Blumhouse Games. No, no, Amazon ha confermato che c'è, Caradras. Confermato ufficialmente che c'è alla Summer Game Fest. Poi bisogna vedere con cosa. Però almeno New World è ufficiale che ci sarà. Well, as you just saw from our slate, our horror games are a lot like Blumhouse movies. Ma cosa interessante è che dopo molte presentazioni non si capisce neppure cosa sia stato presentato, molto efficace. So, guarda, se vogliamo fare un discorso comunicativo, quello è assolutamente vero, un'analisi comunicativa. Io questo l'ho sempre detto, Stardust, nel momento in cui fai una conferenza in cui mi presenti 250 giochi, io alla fine non mi ricordo più nulla, perché sono confuso, ho 3000 giochi in testa e non ci capisco più niente. Quindi sì, siamo d'accordo su questo. Però, raga, si sa che in queste conferenze ti buttano addosso giochi su giochi su giochi. Purtroppo è così. Anche perché lo show dura poco e devono farti vedere 200 giochi, quindi capite che... As we're working in indie projects, which means that we can take risks. Sta tipa non sta benissimo. Comunque, secondo me soffre di ansia. Push the limits of what's possible in scary storytelling, and we're so excited. Yeah, no, it looks super awesome. Ansiosa, poverina.
you know, we'll get into when games are coming out, but some of these are coming soon, Jason, right? We got a good slate. Well, yeah, we're on PC and console. Intenzione. Il linguaggio del corpo, ragazzi. Yeah, we wanted to start with, Amazon ti ha già i pacchi. No, no, ragazzi, bisogna believare. Bisogna, dovete credere. Bisogna aver fede, ok? Abbiate fede che ci sarà Amazon Games a sollevare la serata. It's a compelling narrative. It's also super creepy. And I think people will be big fans of it, even if you're not normally into horror. Oh, gli stanno un sacco di spazio comunque questi sviluppatori. Sì, non respira, vedi che sta trattenendo. So stay tuned after the show. Awesome. Well, I know this is tutto just così, the no? Start, so we'll probably be seeing you in future years. Esatto, parla in apnea. Guys, what do you think of the slate? Pretty amazing, right? What these guys are pulling off. Jason, Luis, thanks so much for being here on Summer Game. Thank you guys. All right. Eh sì, c'è ragione Federico, Amazon non tira i pacchi, li consegna i pacchi. Un gioco dei Power Rangers, cavolo, non ne sentivo parlare degli anni 90. Sono tornati i Power Rangers. Evviva. Buonasera, pare. Purtroppo non ho ancora risolto il problema, ma pare che non sia la RAM. Vi fornisco un brevissimo aggiornamento. Nel frattempo vediamo questo gioco dei Power Rangers coin-op game vecchio stile, no? Nostalgico, anni 90. Pare, forse alla fine pare, e ripeto, pare, sembra che il problema sia l'alimentatore. Forse il problema è l'alimentatore. Domani facciamo dei test. Poi vi aggiorno, vi farò sapere. Però sì, è l'alimentatore, il traditore. È l'alimentatore che mi ha tradito. Ripeto, sembra. Ok. Nei prossimi giorni vi farò sapere meglio. Comunque, anche qui è una collection di giochi nostalgici, ragazzi. Sì, giochi per SNES. Mighty Morphin, Power Rangers, Rita's Rewind. Madonna, il titolo più lungo su Steam. Bene. Ragazzi, comunque, quanti giochi per nostalgici. Veramente, veramente pieno di giochi anni 90, anni 80 addirittura, no? Ok, questo è uno di quei giochi dalle FIS. No, uno di quei giochi super FIS. Un walking simulator, come si può dire. Anche questo con la grafica cartunesca, per la vostra gioia. Però almeno devo dire che questo ha un suo stile rispettabile. Certo, mamma mia, ragazzi. Vabbè. Non lo so, pare. I dettagli ancora non ve li so. È ancora presto per darvi dei dettagli. Ripeto, domani faccio tutta una serie di test e poi vi farò sapere. Sto giocando Octopath su Game Pass. Bellissimo pixel art. Octopath Traveler, intendi, Dread. Sai che nemmeno sapevo che fosse incluso su Game Pass. Buono. No, ma infatti io rispetto la pixel art. Ci mancherebbe. Anche questo il cervo. Sì, però è uguale a quello che abbiamo visto prima. Neva. Quello di prima Neva, questo Diren Boy. E siamo già a due giochi col cervo magico. Mamma mia, ragazzi, madonna. L'industria videoludica ha un enorme problema di originalità. Nel momento in cui a distanza di 10 minuti si vedono due giochi con protagonista un cervo magico, dovete alla romana. Nell'anno, sì. Kingdom Come Deliverance 2, questo mi interessa, ci interessa. Action RPG from Warhorse Studios. Here is a brand new look. Sono entrambi capolavori. Chi? Cosa? Quando? Ah, Octopath Traveler 2, dite. Vediamoci. Godiamoci questo nuovo trailer di Kingdom Come Deliverance 2. Proposes, but God disposes. And then boots you right in the balls. These two young fellas, I need to find them. Dai che ci troppo la data, ragazzi. Fine anno, secondo me lo vediamo, tra ottobre e novembre. You
behave like a spoiled brat. How dare you speak? Ah, il 2 su Game Pass, ok. Sì, sì, Kingdom Come Deliverance sono entrambi single player, for fun. There are many sinners in this world. Guarda come scopa. Un per lui. Il buon Harry. But lacked the courage to do. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses! God, is this retribution for my sins? To the task! Eccolo, Kingdom Come Deliverance 2 2024. No, niente, niente data, mannaggia, niente, non c'è Next we step into the dark mind Vabbè. Of Silent Hill bel trailer comunque, Kyuchiro bel trailer. Toyama-san. Back in 2021 we announced his new game Slitherhead at the Game Awards. Now we're giving you sì, a look at the gameplay from è il balivo. Ne vogliamo parlare del balivo. Cos'è Slitherhead, un altro horror game? Non ho fatto in tempo a leggere quale. Bokeh Game Studio. Amazon, no, questo è un horror. Throne and Liberty teoricamente dovrebbe uscire nel 2024. Sì, ma addirittura si parlava dell'estate, cara. Tra solo che si vocifera che l'abbiano rimandato a causa dei problemi della versione coreana. Boh, stasera scopriremo, ragazzi. Se la rimandano ancora, schifo. Se la rimandano ancora, diventa un problema, Questo? Che cos'è? Madonna, che animazioni terrificanti! Mamma mia, ragazzi, certo che graficamente non se ne salva uno in sti giochi. Non se ne salva uno visivamente. Ma perché sembrano usciti tutti alla PlayStation 3? Incredibile. Tutti i giochi usciti dalla PlayStation 3. Sì, è tornato il 2004. Ma peggio del 2004 per Gaz, perché nel 2004 i giochi magari erano graficamente indietro, però poi erano dei capolavori a livello di idee, di innovazione, di filosofia. Oggi manco quello. Oggi vediamo giochi senza anima, senza idee, e in più c'hanno la grafica dell'era PlayStation 3, per fargli un complimento. No, malissimo, ragazzi. Male. Se ci fosse. Pensate cosa direbbe il buon Asked se ci fosse qua lui. Probabilmente sarebbe già impazzito. No, va bene che non sono giochi AAA, però, Dio santo, ci sarà una via di mezzo. Slitherhead, questo sembra uscito veramente dal 2006, dal 2007. Comunque uscirà l'8 novembre 2024, ragazzi, Slitherhead. Oh, eccolo, il capolavoro che tutti aspettavamo. Questo ragazzi, questo è il gioco che aspettavate, altro che Throne and Liberty. Eccolo, sì, dai, questo lo si compra. Questo è potato game. A livello di concept questo è pazzesco, una bomba. Goti. Killer Bean, fagiolo. Questo è fagiolo game. È incredibile, signori. Mi rimangio tutto quello che stavo dicendo. Qua si vola altissimo, signori. Si vola altissimo. Sono fagioli. Rent for fun. State sempre a pensare male. È il gioco dei fagioli. Fagioli assassini. In slow motion. Ma, scusate. Vabbè, questo ragazzi.
Lo voglio ci voglio giocare questo. Lo spara tutto dei fagioli. Almeno questo è qualcosa di diverso nella sua totale follia. Fa, c'è lui che fa il suplex ai nemici. Ma che cazzo stiamo vedendo? Che cazzo è però? Almeno ti rimane impresso, no? È qualcosa di completamente diverso almeno. They made me who I am. Ecco, posso dire, se non sei un triple A, fai una roba così. Piuttosto fai un trailer così. Kill Bean, in uscita negli access quest'estate, che almeno te lo ricordi. Io me lo ricorderò questo trailer. Killer Bean, a third person roguelike shooter made by another single developer, believe it or not. Questo ci giochiamo, ragazzi. Questo ci giochiamo. Roguelike shooter in terza persona. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, a small independent studio in Montpellier, France, Audrey LePrince and Emmerich Toa. Hello, Jeff, everyone. I'm very happy to be here. When we created our studio, Emmerich and I, we promised each other to always come up with something new. So after Fury, non ho capito perché Geoff Keighley ha citato The Matrix. Our new game, Care, non ho capito cosa c'entra con The Matrix. When I was a teenager, ah, perché ha il rallentatore, cioè c'erano gli sparatoie in, in slow motion. And I've always wondered why do alpinists risk their lives in such extreme conditions. This is something we wanted to explore in Cairn. Cos'è questo, il gioco degli alpinisti? Cairn is a game about what it takes to go beyond your limits. Climb a mountain to reach a summit never reached before. Sì, questo è il gioco degli scalatori, ragazzi. L'obiettivo è raggiungere un punto che non è mai stato raggiunto prima. Bene. It's a face-off between you and the mountain. And what you're going to see in the trailer is not from cutscenes. Oh, vi prego, non fatemi una grafica fumettosa, cartunesca anche qui, vi prego. You can see more later today during Day of the Devs, but now let's have a look. Non c'è bisogno che dica nulla, ragazzi. E invece... E vabbè, ragazzi, dobbiamo metterci qui in pace. Non è mai va così. Aia, rip. Ecco, questa è una cosa che non farei mai nella vita. Ma manco se mi paghi $1,000,000, guarda. Comunque. Vabbè, poi magari il gioco sarà carino, eh. A me dispiace solo perché avevo detto, ve prego, almeno questo non fatelo cartunesco. E poi anche questo, che è il gioco, anche il gioco delle scalate è cartunesco. Poi devo dirvi la verità. Non sembra brutto, eh. Questo, è interessante questo fatto che devi guardare a quale punto, devi calcolare a quali punti appenderti. Ci sarà, immagino, un sistema di stamina. Non pensate male. Cairn. Deca Cairn. Va bene. Questo è il gioco cartunesco delle scalate, pubblicato da Annapurna. Quando esce non si sa. Ah, questo è il gioco dal creatore di The Stanley Parable. Beh, è un genio il creatore di The Stanley Parable. Cambia completamente stile, vero? Anche questo con uno stile fotorealistico? No. E Palia, ragazzi, niente, ci vuole. Anche questo, questa è Palia 2 la vendemmia. Questa è Palia 2 la vendemmia. Palia 2 la vendemmia. Io ormai li chiamo tutti. Ma qualcosa di carino è uscito, Gaz, però che fatica, ragazzi. Mamma mia, che fatica. Poi, tra l'altro, mi stupisce vedere questo gioco dal creatore di The Stanley Parable, che era un'opera sua e da pirandelliana.
Stanley Parable, gioco completamente fuori dagli schemi. Good. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. I can stop running. This is good for me. Che succede? C'ha l'ansia. C'ha l'ansia. Attacco di panico. Eh sì, cioè avevo l'ansia. Respiro a palla. Tachicardia. Wonder Stop. Vabbè, il gioco dell'ansia. Pliny for President, addirittura. Ti ringrazio, Ares. Ares Solid Fox. Troppo buono. Vabbè, comunque, ragazzi, creatore di Stanley Parable. Tanta roba, è il massimo rispetto. For Unknown 9 Awakening, a narrative action adventure game that tells the story of Haruna, a young woman born with the ability to venture into the fold, a dimension that overlaps our own. E anche questo sarà. Come sarà? Turn your thoughts inward and focus on your shade. Animazione dell'espressione del viso, pochi alla Disney. I do. Your progress is impressive lately, Haruna. Ah, questa è l'attrice. Allora, questo è il nuovo gioco. Lei, la protagonista, e l'attrice Anya Chalotra, l'attrice che ha fatto Yennefer in The Witcher nella serie TV di Netflix. Prima che Netflix soprasse quella serie. It's time we took control of our own. Credo che sia un action adventure con questa protagonista steampunk. Anche qui non è un tripla, non aspettatevi il graficone, la Madonna, ragazze. Però. Remember stepping. Find your target. Ok, lei ha dei poteri paranormali, la nostra cara Anya Chalotra, come d'altronde ce li aveva anche facendo Yennefer in The Witch. Unknown 9 Awakening. Unknown 9 Awakening. Non è che assomiglia, è lei, Federico. Hanno preso l'attrice di Anya autunno 2024. Dicevo, hanno preso Anya Chalotra, l'attrice di Yennefer. Quindi ci assomiglia perché è lei, letteralmente. Allora, questo è Monster Hunter Stories, 14 giugno. Immagino su Switch, PS4 e anche Steam. Chiamate Ray. In attesa, ovviamente, di Monster Hunter Rise. Questa sarà la next big thing. Questo però uscirà nel 2025. Rise. Wild, scusate, Monster Hunter Wild. vecchio Plini, lascia perdere. Cosa? Chi? Quando? Oh, abbiamo Enotria! Il Souls Like italiano, ne stavamo parlando giusto prima su Discord. Che hanno messo una tarantella come musica di sottofondo? Stava una bella tarantella. Questo è Curtis, Prince of Lothar. Antonio Curtis, il principe della risata. Sì, belli questi cinematici. Il problema è che noi abbiamo già provato il gameplay di Enotria The Last Song. E mamma mia, regà, c'è ancora tanto lavoro da fare. Tanto lavoro ancora per Enotria. Sono preoccupato perché se lo pubblicano a settembre mancano pochi mesi. Vuoi criticare Enotria? È vietato, lesa maestà. Se critichi Enotria vieni arrestato dalla polizia di Twitch. No, bello questo cinematic, però sono un po' preoccupato per gli sviluppatori che avranno speso non so quanti soldi per... uno, per realizzare questo trailer in CGI, e due, per mostrarlo alla Summer Game Fest. Perché, ragazzi, mostrare il trailer di un gioco alla Summer Game Fest non è gratis, costa un botto di soldi. Anche solo avere 3 minuti di spazio alla Summer Game Fest
sono centinaia di migliaia di dollari, quindi io non so se avrei buttato via tutti questi soldi da fossi stati loro, eh. Io mi sarei concentrato più su risolvere i problemi del gioco, perché il gioco purtroppo ha ancora enormi problemi a livello tecnico. Esatto, Royal Jade, fuori, fuori, ce la dico. Ganjal, fuori, ce la dico. Allora, ecco, musica, vabbè, la musica più inflazionata. Outro, come si chiama sta musica? Outro 883, una roba, musica più inflazionata dell'universo. Questo è The First Descendant. Proprio un gioco coreano, musica stereotipata, canzone stereotipata di sottofondo. Sì, questa canzone è come quando nel 2007 mettevano ovunque Evanescence, no? Decadence, Evanescence, come si chiamava? Stessa roba, cioè sì, è una bella canzone, ma la roba più banale dell'universo, più inflazionata dell'universo ormai. Si è sentita ovunque questa canzone. Tra l'altro non capisco che genere di gioco è un single player, è un game as a service, è uno shooter co-op. The First Descendant, ah sì, se non sbaglio questo è un live service, shooter co-op di Nexon, che uscirà quest'estate, tipo a luglio. Ecco, vedi, l'ho azzeccato, in Unreal Engine. Bene, spero free to play, perché se lo devi pagare, questo ci giocano in 4. Se, da free to play potrebbe essere, potrebbe ritagliarsi una sua nicchia come shooter. Classico shooter co-op in cui spari a tutto, però è divertente, no? Tante note lo rimanderanno perché uscirà l'RPG della Peppa Pig. Ma guarda, speriamo, io spero che lo rimandino, perché palesemente non è pronto a uscire. Però non lo so, non lo so. Temo che vorranno pubblicarlo. What's up, gamers? Wow! Un po' di cringe. Guardate un po' di cringe, ragazzi. Ecco. I know. Can we announce something totally fake? Oh. Do you think they'll let us do that? Among Us 2? Among Us 3? 4? Oh, all right. Well, turns out we actually have something very real we wanted to present to you all today. There's been so many great indie games in recent years, but it's also been no secret that it's kind of a rough time in the industry. Mm. Some devs don't really get the chance they deserve, so we thought we could help out. That's why we're excited to announce our side project, Outer Sloth. An indie game fund we made that offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular Among Us days. Dai, fatecelo vedere. Grafica cartunesca, avanti. Crewmates, players, peers, by helping some games and devs have the funding and freedom needed to ship their games. And then we all get to play them, which was the real plan. I really want games. Hmm? Outer Sloth is our passion project and dream for a better, more sustainable industry. Passion project, we are questo. Really excited and incredibly, incredibly nervous to reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fund. Because of you. Dai, carini, worry, ci Jeff, vede che ci tengono. Lei è tesa come una corda di violino. Enjoy! Grazie. Dipende dal gioco, ragazzi miei. Ah, ma sono proprio quelli di Among Us. Beh, allora hanno fatto i milioni, ragazzi. Vediamo il prossimo gioco che hanno detto non è Among Us 2. Due rate game.
And you may already be playing our first game. Mars First Logistics. We're Trinket Studios, creators of Battle Chef. Non sto capendo niente, anche qui. Quanti giochi ci sono? Battle Suit Aces. Battle Suit Ace, Mosfield Archives. Ma fermatevi, quanti cazzo di giochi ci sono? Fermatevi, non si capisce nulla. One BTM Bosses. Ma sono stupido io, raga. Non si capisce niente. Rogue Eclipse. 10 giochi tutti assieme. And vanquish a fleet of colossal super destroyers. And we do have one more game that's very early in development. Hi, I'm Eka, creative director of Outer Loop Games, makers of Thirsty Suitors and Falcon Age. Giustamente, graficamente, grafica cartunesca anche questo, giustamente. Project Dosa. Fight off corpos, discover new Dosa recipes, dai, and reunite with your strange loved ones for one last meal. Mamma mia. Project Dosa is sì, a un recap life, dei loro giochi. Però sono giochi che devono ancora uscire, capisci? Capite che è ancora peggio. Giochi che devono ancora uscire, presentati con un trailer. Una carrellata che letteralmente ci fa vedere due secondi per gioco. Due secondi per gioco. Cioè, mi spiegate che senso ha? Questi sono studi finanziati da loro grazie a quanto ottenuto con Among Us. Ok, ti ringrazio per il calore, non avevo capito niente. Si vede che si sono fatti i soldi, con Among Us. Bene, questo è un TV show, una serie TV. La serie TV di Among Us. La serie TV di Among Us, veramente. Vabbè, sarà tipo una roba tipo la cosa di Carpenter. Perché Among Us è letteralmente The thing di Carpenter. Vabbè, dai, divertente. Il tempo è denaro, lo so bene, Renfro Fan. Io in questo momento ho già perso 50 euro, 100 euro. Con Ashley Johnson, l'unico nome famoso che ho fatto in tempo a leggere. Up next we have Sonic X Shadow Generations. Sonic and Shadow Generation. A definitive greatest hit collection of 3D and 2D levels from Sonic and Shadow's history. Now it's time for a glimpse of Shadow's brand new powers and gameplay from a standalone campaign, as well as the official release date announcement. Ha detto Shadow. Ecco. Il gioco di Sonic. Vabbè, Sonic, ragazzi, è un'IP storica. C'è anche il Sonic cattivo. Abbasso un po' perché qua l'audio è molto alto. Comunque, buonasera White Rabbit. Buonasera a tutti, ragazzi. No, vabbè, dai, qualcosa si è visto, Federico. Però, ma io ve l'ho detto fin dall'inizio, ragazzi, io prima che iniziasse questa conferenza ho detto non aspettatevi una conferenza con dei botti clamorosi perché non ci sarà. Sarà, paradossalmente arriveranno annunci più importanti domenica sera, ragazzi, quando ci sarà l'Xbox Game Showcase. Alla conferenza Microsoft arriveranno annunci più succosi, fidatevi. Ne sono sicuro. Allora, 25 ottobre, Sonic X Shadow Generations. Va bene. Space Marine 2. Gadget. Exciting stuff. All right. Aggiungo Space Marine 2 e Civilization 7 anche. Attenzione, ok. Dune, è giunto il momento di Dune Awakening. Let's find out for the first time what that is. Sentiamo. The only piece I find is a future that never happened. Finalmente qualcosa che ci interessa, ragazzi, da Funcom. One where I, Paul Atreides, was never born. Paul Atreides.
I created the future. Until it created me. Dobbiamo richiamare Paolo Ribeiro per parlarne in live con lui. But I see a narrow way. A path that might have been. E qui sta spoilerando cose che succedono più avanti, però obeyed her orders and given birth to a girl. Everything would change. Dr. Yue exposed before his betrayal. A world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Arrakeen. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. Non ho capito perché sta dando questa contestualizzazione narrativa a un gioco che tanto sarà un survival sandbox come Conan Exiles, però. Exterminated. No, Muad'Dib. No, Lizan Al-Ghaib. Lizan Al-Ghaib. No, Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one leads to you. Ok, il cinematic trailer di Dune Awakening. Figo, bello, però è un cinematic trailer per un survival sandbox MMO. Non ce ne facciamo more assolutamente Dune niente in cinematic. Now it is time to see the announcement of another new game. Ragazzi, lo vedremo. Il gameplay lo rivedremo al PC Gaming Show. Credo che Dune Awakening lo rivedremo al PC Gaming Show di domenica, se non sbaglio. Cioè, che poi bello, il cinematic, però veramente il cinematic più un survival sandbox. Cioè, voi spiegatemi il senso. Su Conan Exiles avete mai seguito la storia? Quale storia, verrebbe da dire? No, nemmeno la data, che tristezza. E dopodiché torniamo ai giochi con la grafica cartonesca. Evviva, ragazzi, durata... È stata molto breve questa parentesi dedicata a Dune. Sì, è un cinematico buttato lì per farne parlare. Chiaramente. E beh, tutti vogliono sfruttare la Summer Game Fest per la visibilità che dà. D'altronde, se voi guardate, in questo momento ci sono 600.000 spettatori contemporanei solo su YouTube. Solo su YouTube. Senza considerare Twitch, tutti gli altri canali. Thanks, Jeff. Ci sono letteralmente milioni di spettatori in questo momento. Battle Aces. Anche questo con la grafica cartunesca, almeno è qualcosa di nuovo. È un RTS, è un gioco strategico. Un genere che ormai praticamente non vediamo più, è quasi scomparso. Sembra StarCraft. So Battle Aces is un mix tra un gioco di carte e un RTS. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major coreano, ways. Scommetto. First, we want to amplify tutti both i giocatori the di StarCraft in and out of game strategizing through unit meglio, decks. And what makes unit in decks Korea very cool tutti is not only will players be able to define the exact way that they wish to play, but also players will be able to experience an Cartoon endless possibility of strategies. LOL, second, buonasera, we want to eliminate the tedious clicks required to play an RTS as much as possible. Ma per so mobile questo RTS o per PC? Only the fun parts of playing an RTS game. So, if you want to learn more about Battle Aces or if you want to sign up for our beta test that's coming up very soon, then please make sure to visit our website at playbattleaces.com. Ok, su Steam, no, è un gioco PC. Thank you. Mamma mia, anche qui avevi molto da dire. Thank you, David. That was fantastic. Supreme Command, right. Gioco del 2007. Our next premiere unveils the era tecnicamente più avanzato di quello che abbiamo visto. Shadow dropped at the Game Awards last year, the finals with its unparalleled destruction, non lo so, wrapping the world's most deadly quello game. Quello che mi chiedi, now, ammetto che mi cogli impreparato. Two seasons we're unveiling where contestants will be going in the all new season starting next week on June 13th. Sharpen your katanas and welcome to season 3 of the finals. Ah, questa è la stagione 3 di The Finals. Carino The Finals, l'avevo anche streamato, però non è il gioco per me. Cioè, è uno shooter competitivo, è un'arena shooter fatto bene, perché è fatto bene e non si può dire che sia fatto male, secondo me.
però è proprio... non mi piace questo stile molto infantile. Almeno non è cartunesco, ragazzi. Almeno, nuovo livello, nuova mappa ambientata a Kyoto, con una nuova modalità, Terminal Attack, nuova modalità competitiva, nuovi armi, nuovi gadget. Frenetico e divertente, sì, questo piace, ragazzi. Certo, pensare... Allora, la Season 3 inizia il 13 giugno. Bene, bravi, bello. Certo, permettetemi una critica, non per fare sempre il polemico, però pensare che questi sviluppatori prima creavano Battlefield Bad Company 2, che è un capolavoro, e adesso fanno The Finals, Arena Shooter. Vabbè. È arrivato Sam Lake di Remedy. Vabbè, lui è un grande. Che grande Sam Lake. I think that's enough. Thank you. Hi. You see, this is now the only way they let me come on stage. Gli si vuol bene a Sam Lake, ragazzi. News about Alan Wake 2. Many of you news have been emozionanti su Alan Wake 2, immagini di DLC post-lancio. Collection pictures on your shelves with Alan Wake 2 so far digital only, sadly missing. Well, we are excited to announce physical deluxe editions. Oh, arriva l'edizione fisica deluxe. Collector's editions. E anche l'edizione da collezione di Alan Wake 2. Questo piace ai collezionisti. You can lock in your buonanotte, caro. Buonanotte anche Anello. Next, grandi, we ragazzi, promised buonanotte. You some expansion content for Alan Wake 2. DLC. Right? I'm thrilled to introduce you all to Night Springs. Night Springs. It contains three episodes with three familiar, fan-favorite, playable characters in mysterious, terrifying, and quirky what-if scenarios. Io non ci ho giocato perché, come tutti gli horror, non fa per me Alan Wake 2, però so che è un giocone. Anche tecnicamente la grafica è una madonna, questo gioco, Alan Wake 2 è veramente un gioco del Cristo. Ah, esce domani! Esce domani questo Night Springs, lo penso. Bravi! Shadow Drop. I invite you to step into Night Springs. Vediamoci il trailer di Night Springs. Grande, grande comunque Sam Lake, gli si vuol bene. A special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, always familiar to us. In Night Springs. Danger. Please, my number one fan. You're the only one who can save me. And I will come back for you, my love. And cut. LOL, mi sembra un gioco molto... Non si prende troppo sul serio questo DLC di Alan Wake 2. E c'è il Remedyverse. Vedete che sono personaggi agli altri giochi Remedy, tra cui Control. Tre episodi. Ok, quindi un DLC tre episodi con tre personaggi, diversi personaggi giocabili. Lei è la protagonista di Control. Wait, is that that's a real shotgun? Alan Wake 2 Night Springs ed esce domani il 9 giugno. Ha detto domani? Ah, perché è già mezzanotte, scusate, 8 giugno, giusto? Fermi tutti, Amazon Games, questo, ragazzi, è il momento, questo è l'annuncio, New World su PlayStation 5, su console. Vediamo. Anche qui un'altra musica, un'altra canzone inflazionata. Where is my mind? Where is my mind?
Vabbè, alla faccia di Askelzoe che profetizzava che stesse per morire New World, dice, lo chiuderanno New World. Invece Amazon risponde così. Zecca niente la canzone con New World. New World Eternum, una nuova edizione. Il 15 ottobre su PS5, Xbox Series X ed S. Ovviamente anche su Steam, ma vabbè, su PC esiste già. Eternum will launch on PS5, Xbox Series X and S and PC on October 15th. And now you can play the game start to finish as a solo player or play co-op and use crossplay as well. Si può giocare anche in solo, dice, in solo o in co-op. Vabbè, grazie Giochili, ma chi è che vuole giocare un MMORPG in solo? Non ve lo consiglio New World in solo, ragazzi. Quindi 15 ottobre, ragazzi, confermato su console, sicuramente uscirà una gioia, sicuramente per il 15 ottobre faranno uscire un grosso aggiornamento anche su PC. Tron and Liberty per adesso niente, Riosh. Chissà. O torna più tardi, o se no. O se no. Non lo so, ragazzi. Potrebbe tornare più tardi, potrebbe anche non tornare più Amazon. Magari sono veri quei rumor che dicevano, era che cioè. Dicevano i rumor che Tron and Liberty è stato rimandato internamente perché stanno parlando con i giocatori coreani per ricevere feedback per migliorare la versione coreana e poi lo pubblicheranno anche in occidente. Io non lo so se è vero, ma se è vero è molto probabile che verrà rimandato ulteriormente. Sì, vabbè, questo è classico Genshin Impact, ormai conosciamo a memoria. Diciamo che chi ci vuole giocare ci ha già giocato, chi gli piace già sa cosa aspettarsi. Annunciando un nuovo update, immagino. Credo. No, questa è quella a turni. Ah, è un altro? È un nuovo gacha? Tipo Wuthering Waves? O quello nuovo che deve uscire? Non mi ricordo il nome, ma tanto mo ce lo diranno loro. Che cos'è? No, non ho capito, che gioco è? Ah, Honkai Star Rail, giusto. Sono d'accordo, basta i gacha. Però purtroppo noi possiamo dire basta, ma non smetteranno mai di farli finché incassano miliardi. Incassano troppi soldi, Anello. Troppi soldi incassano. Ah sì, c'è Zenless Zone Zero a luglio, è vero. Ah, questo abbiamo pubblicato una news giusto ieri, su Dark and Dark. È tornato su Steam questo gioco, ragazzi. No, scusate, cazzata. Non è tornato su Steam, ma è tornato disponibile dal sito ufficiale. Lo potete scaricare e provare gratuitamente dal sito di darkanddark.com. No, l'avevano rimosso da Steam a causa di una diatriba legale con... ricordo se con Nexon. Vabbè, comunque. Confermi che hanno messo su Steam, Anello. Vabbè, allora non devo correggere nulla. Io lì che dicevo scusate, mi sono sbagliato. Invece no, l'avevo profetizzato, ragazzi. Tornato su Steam. Dark and Dark. Quindi, beh, questo mi fa piacere. Vuol dire che hanno risolto la diatriba legale. È una buona notizia. Per loro, ovviamente. Sì, ma possono essere fatti bene, ma basta. Ma io sono d'accordo con te, Anello. Però, ripeto, continueranno a farli finché fatturano i miliardi. Andatevi a leggere quanto ha guadagnato Mioyoverse, come si chiama. Andatevi a leggere quanto ha guadagnato da Genshin Impact. Cioè, sono fatti miliardi. Buonasera, Askez. Questa roba è Dark and Dark. Quello che giusto il buon Ray diceva. Dovremmo scaricarla, dovremmo giocarci. Adesso su Steam e se ho capito bene anche gratis. Tra l'altro questo me lo segno perché su questo ci facciamo una news, raga. Four lucky fans were upgraded to our VIP section thanks to the Discover Orange Ticket upgrade. With Discover you don't have to be a VIP to be treated like ti sei perso delle palle. Non so se avrebbe non so quanto avrebbe apprezzato, però. Dark and Dark su Steam.
Free to play. Su questo dobbiamo farci una news, caro Ask. Te lo dico già. Dark and Dark. Su Steam, anche su Epic Game Store. Hanno mostrato un trailer di New World. Abbiamo pensato a te, Askez. È ufficiale, il 15 ottobre New World esce su anche su console. Arriva su PS5, Xbox Series X. E insieme uscirà un grosso aggiornamento anche su PC. Aspettate. La link anche nella nostra chat di redazione. Questo gioco che cos'è? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Kunitsugami, 19 luglio. Kunitsugami Path of the Goddess, 19 luglio. Sono disperati. No, non è vero, Askes, ti devi rimangiare la parola. È il comeback di New World. È il grande ritorno di Amazon. Questo è un nuovo gioco cartunesco. Per chi prima ha detto che non stavamo vedendo abbastanza giochi cartuneschi e che avrebbe avuto piacere a vederne qualcun altro, eccoli, eccovi serviti. Pop. Ti dovrai mangiare la parola, caro Askizoid. C'è il comebackoni di New World quest'autunno. A ottobre si torna. Purtroppo sì, servono le bacchette di legno vecchia scuola e bacchettare questi player. Vabbè, adesso senza insultare, dai, non è. Ragazzi, fate i bravi e senza insulti. Hyper Light Breaker. Ah, cos'è? Un seguito di Hyper. Perché c'è Hyper Light Drift e questo è Hyper Light Breaker. Dicevo, non mi spingere agli insulti, però sì, sicuramente i gacha dovrebbero avere molto meno successo di quanto ne hanno. Questa è una pubblicità di un gioco che è già uscito, ragazzi, questo gioco è uscito il mese scorso. Fine 2026 chiude. Ma che 2026, Askes, dovrai mangiarti la parola, dovrai rimangiarti il cappello, come Rocket Duck, di fronte all'uscita su console di New World. New World Order. Vabbè, questa è una pubblicità, ragazzi, non preoccupate, non formalizzate. Bella citazione. Oddio, cosa ho citato? Io ho citato talmente tante cose che ormai. Ah sì, di Rocket Duck, certo. È un gioco con gli animali, Anello. Ma questo è già uscito. Questo? Chi è? So we wanted to take this time to dispel any of these completely unfounded rumors and allegations and reassure you that things here at Amcorp and the city of San Vansterdam have never been better. Things are going great, Keith. We have absolutely nothing to hide from the citizens. Everybody here at Amcorp loves this town. We think this town rules. Ma ha detto Serious Sam o sono pazzo io? A me è sembrato di sentire Serious Sam, però. We're selling the city for scraps. That makes me sick. That makes my whole family sick to their stomachs. My wife hasn't been on the toilet for weeks because of what you're saying about what M Corp's doing to this town, all those lies. Everyone in M Corp is really good. Stop crying, all right? This is business. Look around, pal. This ma is cos'è, how the office? Are run. Now, you should have known that when you were hired on, okay? Jack, tissues, come on, pal. Regia alla The Office. That's not about this. That's a father and son. That's actually a home issue. Va bene. We love it here at M-Corp, and we are not going anywhere. We'll be here a long Maro, no. Cringe. Ce n'è tanto di cringe. Scusi. Corp. Non so, potrebbe essere una cagatona fotonica come una roba genia, una genialata pazzesca. All right, welcome back to Summer Game Fest, and now let's head to Sam Vansterdam for a new look at Skate from EA. Non ho capito, posso dire? Hey, di nuovo. Jeff, how you doing, bud? Allora, ma questo è di EA. Oh.
È di Electronic Arts questo, no? Really bad stuff's happening out there. They're gonna need a lot of help cleaning that up. That's bad. The Office Cringe Edition. Ah, tutto questo, vabbè, poteva semplicemente dire il nuovo gioco di skate. Vabbè, fa cagare. Va bene, tutte ste robe per dire il nuovo gioco di skate di Electronic Arts. Da notare è in pre-pre-alpha, quindi nemmeno pre-alpha, proprio pre-pre-pre-alpha. Va bene. Quello che presenta è BJ Blazkowicz, se fosse Smilson americano. Allora, il gioco di skate, devo dire, potrebbe anche non essere male, eh. Io semplicemente critico il fatto che, boh, cioè, perché pubblicizzarlo così? Boh, ma soltanto per farti notare. Solo unicamente per quello. Our next world premiere is an indie sensation from Japan that is adorable, deadly and has over 25 million players worldwide. Guarda, non so cosa ti aspettavi, World and the Low, ma io mi aspettavo esattamente questo tipo di show. Cheer up, buddy. E cosa Summer Game Fest è così, ragazzi. Palworld, è tornato Palworld, non se ne parlava più da quando è uscito praticamente, non se ne è più parlato negli ultimi mesi. Però c'è sempre un botto di giocatori, eh. Cos'è un aggiornamento? Sì, Sakurajima Update, nuova isola, stile orientale, giapponese. Nuovi PAL, nuove creature. Link articolo dove fare che New World diventerà single player co-op. Oh mio Dio, Xbox Dedicated Server, saranno i server dedicati su Xbox. Dio santo, che squid, ma è peggio di quanto pensassi. Hanno fatto un gioco single player di New World. No, vabbè, raga, non ci sto a credere. Non ci posso credere. Askez, fammi una news, ti prego. Askez, facci una news sul gioco single player di New World. Non ci posso credere, signori. Sto volando. Hanno fatto il gioco single player di New World. Ragazzi, si vola altissimo, neanche nei miei sogni più. Comunque, questo update uscì il 27 giugno 2024 per Palworld. Incredibile, King Squid, ti ringrazio per questo link. Next up, we've got a big la forza, announcement from Valorant. Stanco, che hai fatto? Hai lavorato, Askez. Raccontaci un po' di te. Ah, dato che hai lavorato, ho bevuto thanks, troppo. Hey, sembri accato, Askez. Bella vita. Io oggi sono andato a teatro e stasera sono qui a seguire la Summer Game Fest. Non si molla un cazzo, ragazzi. Comunque incredibile. Anche non solo, giusto, bravo Askez. Bravo, prima hai lavorato e poi sei andato a imbriacarti. Bravo, hai fatto bene. Il riposo del guerriero. Il nuovo gioco di Riot. Comunque, ragazzi, incredibile. Il gioco single player di New World. Non so cosa dire, cioè non so neanche cosa dire. Cioè, io pensavo che New World sarebbe uscito su console. New World l'MMO che conosciamo. Non che diventasse un single player. Va bene, vuol dire che ne parleremo domattina. Ne parlerà il buon Vincenzo. Farò una news su New World single player. Comunque, se vi vedete un po' stanco, ragazzi, perché come dicevo anche oggi ho fatto teatro, è stato impegnativo, però sono contento. Sì, questo immagino che sia un nuovo agente di Valorant. Guarda, non lo so, Gaz, perché non seguo Valorant. So che è molto giocato, come tutti i giochi di Riot. Sarà una nuova season, sì, boh.
Credo che se lo chiudevano e basta, parecchi bestemmiavano in colpa. Hanno fatto la scelta di convertirli in single. No, allora, calma, però, facciamo confusione. Il gioco per PC credo che resterà un MMORPG. Non cambiano anche il gioco su PC. Allora, sarà disponibile anche su PC. Ok, però un altro gioco da acquistare. Cioè, chi ha New World, no? Come noi, dovrà riacquistarlo, perché credo che sia un altro gioco. Su console ovviamente andrà acquistato, perché è la prima volta che esce New World. Bellissimo, è New World. Dio santo. Ma perché Amazon Amazon ovviamente ha questa capacità di rendere tutto memetico. Our limited beta starts June 14th, and you can sign up right now at beta.playvalorant.com. Il gioco PC comunque non è che lo chiudono, ragazzi. Arriva su, cos'è che ha detto? Aspettate, arriva su PS5, 14 giugno la beta Valorant. Arriva. Ok. Comunque, dicevo, l'MMO di New World su PC non è che chiude, ragazzi. No, non chiude, Askezel, non fai l'uccellaccio del malaugurio. È un altro gioco collegato ma diverso. Mamma mia, che sarà una roba di un confuso allucinante. Buonanotte, Stardust. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant. Stammi bene, buon weekend. Valorant su console. Sì, scusate, mi sono perso un pezzo qui. Stavo leggendo di New World single player, questa roba incredibile. Mi ha completamente. Questa roba di New World single player mi ha completamente distratto. Sto leggendo questo articolo su PC Gamer. Sì, vabbè, è un altro gioco, sono due versioni separate, quindi l'MMO comunque non chiude, e questa è già una notizia, però esce New World Eternal. Mamma mia. Ma secondo voi, ragazzi, domanda, come sarà New World single player? Cioè, sarà... Non so cosa pensare. New World single player. Sarà una cagata fotonica, secondo voi? Cioè, c'è una cosa che ho sempre detto di New World, ragazzi, non giocateci da soli, perché New World in solitaria è pesante. E Amazon cosa fa? New World in solitaria. Geni. Non lo so, ragazzi. Esatto, cioè, esatto, Federico, a cosa serve New World single player? Cioè, ma chi è che vorrebbe giocare a New World single player? Buonasera, Palla, hai visto la next big thing, New World single player, incredibile. Noi è da anni che ripetiamo, ragazzi, se dovete giocare New World giocateci con i vostri amici o comunque con una gilda, non giocateci da soli. E Amazon Games ci fa New World da soli. Sì, vabbè, niente su Riot, nulla da dire. Niente da dire, raga. Valorant esce anche su console. Avrà un successone pazzesco. Già così ha milioni di player, figuriamoci. Incredibile. Sappiamo di cosa parlare nel prossimo salotto degli MMO con Askus. Che ride. Who's been in countless games such as Like a Dragon and God of War Ragnarok. Well, next week, Young is going to be voicing a character in a movie Inside c'è il video dei developers che spiega. Dopo lo guardo, Rent. Adesso the show must go on. Dobbiamo continuare a seguire la Summer Game Fest. Amazon Games sa cosa vogliono i giocatori. Ma insomma, non lo so, ecco. Buonasera, comunque, benvenuto su MMO.it, GBT Happy. Non lo so. Sono sotto shock per New World single player, ma anch'io, cioè io non me l'aspettavo. Non so cosa pensare. Non so cosa dire. Non me l'immagino. Gli ingredienti sono quelli. Sì, era ironico. Cioè, immaginavo che fosse ironico GBT. Cioè, ma chi è che vuole New World in single player?
Vabbè. Gli ingredienti sono quelli. In versione single player è come se fosse, anche senza sale, un piatto che già disgusta in versione completa. Cioè, ma cosa fai su mio... Ah, io non so, io adesso non so se il gioco sarà completamente diverso, ma se è lo stesso New World che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, cioè in single player è una rottura di palle dopo due ore, ragazzi. Dopo un'ora non ce la fai più New World in single player. Qui tanto è pubblicità, sti cazzi. Cos'è sta roba? Mamma mia, che cringe. Vabbè, comunque, commento di Ask Zola Caldo, lo ha fatto, è arrivato Momo. Cioè, su New World la gente droppava perché non aveva contenuti in game, l'unica cosa che li teneva legati al titolo erano i dungeon, in parte la commu. Ma poi, ragazzi, pensate, se togli il farming da New World dura 2 ore il gioco, esatto. Ma poi io sto pensando in questo, ma voi pensate quante risorse e quanti fondi ha buttato Amazon Games per fare questa, la versione single player di New World. Cioè, pensate quante robe avrebbero potuto fare. Quei fondi, quelle risorse li avrebbero potuti spendere per pubblicare nuovi update, nuove patch, nuove espansioni, nuovi contenuti endgame, nuovi party, nuovi scusate, nuovi party non vuol dire nulla, nuovi dungeon volevo dire. E questi hanno speso chissà quanto tempo e chissà quanti soldi per fare la versione console single player di New World. Ma come cazzo stai messo per fare New World single player? Ma come cazzo stai messo? Cioè, mi fa arrabbiare sta cosa, perché veramente sto pensando a quante risorse hanno sprecato. Cioè, quanto tempo che avrebbero potuto usare, ma piuttosto quel tempo usatelo sull'MMO del Signore degli Anelli. Vediamo, sono completamente fuori, non hanno la più pallida, non capiscono la loro community. Completamente dissociati alla loro community. Completamente dissociati alla loro community. Ma chi cazzo è che voleva New World single player? Boh. Magari nel mentre stanno sviluppando Lord of the Rings nello stesso modo. Chissà. Vedremo, vedremo. No, bellissimo, bellissimo. Fermi tutti. Ho visto una cosa geniale. Ci hai visto per un attimo? Guardate. Eccolo. I'm here to appeal to a younger audience. Geniale, il cartello che dice sono qui soltanto per piacere al pubblico dei ragazzini. Genio. Almeno lo ammette, onesto. Comunque, sono sicuro che faranno un'altra cagata con l'otro. Allora, il rischio c'è. Diciamo che ci sono serie possibilità, GBT. Ci sono serie possibilità. Vedremo. Io vorrei tanto fare una live politica pre-europea e sapere la chat cosa vota. No, non si può, scherzo, mi dissocio, il voto è personale e segreto. Ma so che non sarà possibile. Monster Hunter Series producer, Mr. Ryozo Tsujimoto. Cioè, poi se non lo vuoi dire, per carità, non è vietato, però. Qui c'è Capcom Monster Hunter Wilds. Questo giocone, ragazzi, uscirà nel 2025. E voi riponete le vostre speranze in Lord of the Rings di Amazon. Non è che ripongo, io semplicemente dico che non giudico. Io non parto mai prevenuto, ecco, non assumo una posizione poi giudiziale. Quando annunceranno e presenteranno l'MMO, lì ne parlo, Dio la mia. New World of the Rings, no? Gioca l'otro old school rules. Bello. Ho già dato sull'otro. Io personalmente sull'otro ho già dato. Bello, ma ho già giocato tanto. Il problema è che non sono molti sottotitoli, perché non è tradotto. Però nel libro dici che lo rimanda ora in for fun. È molto probabile.
I hope players look forward to playing con tutto with il tempo che hanno perso per fare New World single player, niente di più probabile, ragazzi. In 2025 on PlayStation 5, Xbox Series X and S and PC. Va bene, Wild uscirà nel 2025 su PS5, Xbox Series X e PC. Ma ragazzi, ma a voi sembra normale che Tron and Liberty venga rimandato per New World single player? Cioè, ma veramente è una roba assurda, che se me l'avessero detto alla sesta mattina uno fosse venuto da me: Plinius, tu non hai idea di cosa annuncerà Amazon stasera, annuncerà che Tron and Liberty, sti cazzi, la priorità in questo momento per Amazon Games è New World single player. Io gli avevo detto: zio, ma che cazzo dici? Ma non ci credo manco se lo vedo, zio. Cioè, non mi pigliai per il culo, no? Gli avevo detto. E invece non vuoi single player. Boh, io... cioè, più ci penso e più mi esplode il cervello. Facciamo che non ci penso più, che è meglio. Godiamoci questo bel trailer di Monster Hunter Wild. Ecco, la Capcom, quella sì, è un'azienda che sa come si sviluppano i videogiochi, sa come lavorare. Io vorrei aver assistito alla riunione per arrivare a questa conclusione. È incredibile GBTA, perché poi adesso io mi sto anche immaginando le reazioni della community. Ma voi ve le immaginate le reazioni della community, i PC gamer, che da 3 anni giocano a New World, che hanno supportato il progetto fin dal day one, e questo è il risultato? Che sono stati snobbati a favore di una versione, a favore di New World single player per console. Ma voi immaginate la shitstorm? Cioè, ma raga, ma sarà un dramma. Io già mi immagino la shitstorm. Sarà un dramma. Sarà un dramma. Ma come glielo dici ai PC gamer che da 3 anni aspettano la rinascita di New World? Su Monster Hunter Wild niente da dire, ragazzi, sembra veramente una madonna di gioco, come già lo era Monster Hunter Wild. Defati TV non l'ho visto stasera, magari passa più tardi, o magari stasera non c'è. Monster Hunter Wild, va bene, bel trailer, niente da dire, siamo un giocone, 2025 e ne parleremo, ragazzi. Bello Monster Hunter Wild, ma un altro gioco da smadonnare, basta, voglio un ritorno ai giochi ignoranti alla DM. Vabbè, non è quel genere di gioco, Game Squid, se vuoi un action, stylish action, è un altro tipo di gioco, Monster Hunter. Phantom Blade Zero. Here's our final game of the show, Phantom Blade Zero. Blade Zero, questo, ecco, stylish action, ecco, giusto, chiedeva uno stylish action, questo, Geoff Keighley ha detto che è uno stylish action, comunque non c'è mai fine al peggio, è incredibile. New World single player è già candidato agli MMO Oscar come notizia dell'anno, agli Oscar Trash però, Askez, candidato agli Oscar Trash. Questo è tipo un Sekiro? O un DMC, Devil May Cry. Anche questo ambientato in una versione fantasy del Giappone. Mamma mia, certo, anche queste ambientazioni giapponesi. Raga, quanto ha rotto il cazzo. Mamma mia, sta facendo tutti i giochi ambientati in Giappone / Estremo Oriente, ok? Mamma mia, solo sarà il ventesimo gioco solo quest'anno ambientato nell'Estremo Oriente. Tutti action, tutti... È un Souls-like o un action puro? Difficile capirsi, sembra più un action puro visto così, eh. Però chissà, l'interfaccia sembra quella di un... sembra l'interfaccia di un Souls, ma con un gameplay da action puro. Devo dire, graficamente niente di che. Vabbè, Pandaria, sono passati 12 anni da Pandaria. No, mi riferisco proprio a giochi annunciati quest'anno, cioè è allucinante quanti giochi hanno mostrato
che sono ambientati nell'estremo oriente. Ok, ci sarà Summer Game Fest, Cina Joy, vabbè. That looks so good. Aspettate. Tokyo Game Show, vabbè. That looks so good. Full demo of the New World in VR, esatto. Chi si pensa New World single player? Thanks to Joy for joining us. Non è una battuta, te lo giuro. New World single player in uscita su console. Thanks, il 15 ottobre. So much more, so stay tuned, allora, la serata dura due ore. Right now on the quindi vuol dire che siamo alla fine, ragazzi. Io non vorrei dire. From Cappy, and that's followed by Devolver Direct. Now keep checking SummerGameFest.com for other event streams this weekend, and we'll see you again live this August 20th in Germany for Gamescom Opening Night Live. Thanks for watching, everyone. Remember, Day of the Devs starts right now. Questa è la Summer Game Fest, ragazzi. E poi mi dite che non devo piangere. Ma veramente, ma... Non è via. Sti cazzi, dei devs. Tutto bene. Mamma mia, raga. Allora, io l'avevo detto, Io l'avevo detto, aspettative basse. Però, almeno una bomba finale. Almeno un annuncio per chiudere lo show. Per chiudere la serata. Io tra l'altro non mi ero accorto che fosse l'una di notte. Io pensavo che mancasse ancora tipo mezz'ora. E poi ho guardato ed è finita così. La Summer Game Fest. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, veramente da piangere, da piangere. Quindi vuol dire che alla fine la chiusura della Summer Game Fest è stato Phantom Blade, questo action. Ma vorrei che mi casi cancellasse una memoria per giocare a Disco Elysium. Cosa c'entra adesso, Askz? Io vorrei che mi cancellassero la memoria per queste due ore di Summer Game Fest. Due ore di tempo che nessuno mi ridarà indietro, ragazzi. Io vorrei riavere il tempo indietro, perché il tempo è denaro. E noi abbiamo passato due ore qui a guardare sta roba. Mi dispiace per voi, ragazzi. Almeno ci siamo divertiti, dai, ci siamo fatti quattro risate. Però, veramente. Cioè, avete presente il meme? Non mi aspettavo nulla e sono comunque rimasto deluso. È quella roba lì. È quella roba lì. Cioè, io stasera non mi aspettavo nulla, ma... sono comunque rimasto deluso. Ah, grande, Tim Schafer. Perché, veramente, almeno un annuncio finale, una bombetta finale. Cioè, ma qualcosa non me lo vuoi mettere alla fine? No, niente. Cioè, incredibile, incredibile. Buonasera, protocollo. Benvenuto su MMO.it. Niente Throne and Liberty. Raga, mi spiace, a questo punto ci speravo. No, dico nella delusione. Sì, il punto più alto della serata. Allora, notizia positiva, non c'è bisogno di aggiornare il PC. Ragazzi, potete tranquillamente continuare a giocare a roba vecchia, perché la roba che abbiamo visto stasera, a parte un paio di giochi. Allora, cose positive, cosa abbiamo visto stasera? Ricapitolando, quel poco di positivo che abbiamo visto stasera l'abbiamo visto nella prima parte della serata, quando ancora non c'è Askz. Abbiamo visto l'annuncio ufficiale di Civilization 7, questo lo dico anche per Askz, che comunque Civilization è tanta roba. Poi abbiamo visto Space Warhammer 40.000, Space Marine 2. Poi aiutatemi, cos'altro abbiamo visto? C'è una roba, quel nuovo indie sviluppato dai creatori di Gris, Neva, mi sembra. E poi... vabbè, no, tre A, abbiamo visto un cinematic. Champedder, Wukong, bravi. Black Myth Wukong. No, ok, Civilization 7 non si è visto niente. Vabbè, ma quella è una garanzia, ragazzi. Cioè, Civilization 7, dai. Diciamo che è abbastanza una garanzia. Questo. E poi...
E poi New World single player, raga. Il momento più alto barra basso della serata. Allora, adesso, adesso. Io voglio vedere il canale ufficiale di New World, come è stato preso l'annuncio di New World single player. Allora, c'è l'announce trailer e l'announce dev update. 34 minuti. Vabbè, raga, adesso perdonatemi, non ce lo guardiamo adesso che è l'una di notte, io sto morendo, però voglio vedere come è stato accolto. Beh. Benissimo. Questo, ecco, con la gente che dice, aspetta un attimo, questo è l'annuncio che abbiamo aspettato per tutto il mese? Mamma mia. La vera bomba, New World single player. RIP New World, I was here. Press F to pay respect. No, vabbè, ma questa roba... Cioè, annunciare la versione single player del tuo MMO vuol dire che veramente non hai capito niente della tua community. È una roba incredibile. New World lo puoi giocare sia in single che in coop. Sì, sì, diciamo single player barra coop. Comunque non MMO. Non MMO. Buonanotte, Federico. Mi dispiace per l'assenza di Tron and Liberty, raga. Quello mi dispiace molto perché ci speravo, però è evidente che... Mettiamolo in sottofondo. Rivediamoci questo annuncio. È evidente quello che... È confermato quello che dicevano in chat, quello che già dicevano la nostra community su Discord, ne parlavamo oggi. E cioè il fatto che pare che Tron and Liberty, la Elisa occidentale, sia stata rimandata perché gli sviluppatori il 22 giugno, dicevano, se non sbaglio, il 22 giugno ci sarà un incontro con i giocatori della versione coreana per ricevere feedback, per capire come migliorare il gioco. E quindi capite che non, ovviamente non è ancora pronto a uscire Tron and Liberty. Se addirittura siamo a questo livello qui, al livello in cui ancora devono ascoltare i feedback della community per apportare miglioramenti, per rifare il gioco. Quindi se è vera questa cosa che il 22 giugno ci sarà questo incontro, effettivamente diciamo che... Si capisce perché stasera non hanno annunciato nulla su Tron and Liberty. Dobbiamo aspettarci un altro invio, temo, ragazzi. Ma ci consoliamo con New World single player. Ah, Dio santo. Ma in che tempolinea viviamo, ragazzi? Cioè, la timeline. Questa è veramente la dankest timeline. Cioè, viviamo nella tempolinea strana. La Dunkest Timeline. E anch'io inizio a temere 2025, protocollo. Io fino a oggi avrei detto, ma no, regà, uscirà nel 2024. Al massimo non uscirà. Perché io addirittura pensavo che uscisse in estate. Perché ricordiamo che dovevo uscire quest'estate. Poi mi sono detto, beh, però magari devono patcharlo, migliorarlo. Magari non esce in estate, però comunque è stato confermato per quest'anno. Ok, quindi magari settembre, ottobre, novembre deve uscire. Però mo con sto fatto che lo stanno rifacendo inizio a temere che manco... Non esce manco quest'anno, raga, Tron and Liberty. Poi non lo so, non è ufficiale. Magari poi mi smentiscono e ce la fa a uscire a fine anno, però... Ah, e poi, giusto, bravo Mangiacadaveri che cita anche Kingdom Come Deliverance 2, che si è visto stasera. E anche Metaphor Re Fantazio, che personalmente a me non interessa, però dagli stessi sviluppatori di Persona, sicuramente sarà un giocone anche quello, un JRPG di qualità. Io non ce la faccio, notte a tutti. Buonanotte, Ares. Diciamo che capisco chi sta staccando. Ma vediamo un po' questo... Voglio non ce lo guardiamo tutto questo video, ve lo dico già. Però voglio tenerli in sottofondo. Voglio tenere in sottofondo la fa. Voglio vedere con che faccia gli sviluppatori annunciano. No, ma aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ragazzi, momento di disagio altissimo. Momento di disagio altissimo. Consentiamo la parola di Lexicos. Adesso ci prendiamo giusto 5 minuti. 5 minuti.
Allora. New World single player. Ragazzi miei, ragazzi miei. Prossimo, lo scorso anno in 6 mesi hanno cambiato il combat system da statico a giocabilissimo ed anche action. Proviamo a restare positivi. Guarda, io ci provo anche a restare positivo, Federico, ma se Amazon pensasse, cioè se Amazon prevedesse di pubblicare Throne and Liberty quest'anno, una comparsata stasera l'avrebbe fatta, secondo me. Anche soltanto un trailerino, per dire Throne and Liberty 2024. Il fatto che non abbiano mostrato neanche un teaser alla Summer Game Fest. Ragazzi, Throne and Liberty era presente l'anno scorso alla Summer Game Fest, ok? L'anno scorso Amazon ha mostrato un trailer di Throne and Liberty. L'anno scorso. Quest'anno no. Non è un buon segno, ok? Quindi il fatto che non ci abbiano mostrato neanche un teaserino, io temo un rinvio. Poi non dico che lo chiudono, a differenza di Blue Protocol, quello ripperoni. Non dico che Throne and Liberty lo chiudono, dico che però lo rimandano. A questo punto mi sa tanto che lo rimandano. Sì. Purtroppo. Perché sta lavorando su New World single player. New World sing... Buonasera Chris Gaming Stars. New World ancora che ci credono. No, ma ti dirò di più, non è che lo portano su console, fanno New World single player. Interessante, fermi tutti, Federico. We're excited to announce our second Dune Awakening Direct presented by 20 giugno alle 18. Benissimo, 20 giugno è tra un po', 2 settimane. Va bene, allora questo me lo segno. Grazie, ti ringrazio Federico, molto interessante. Quindi lo guarderemo, ragazzi. Questo vi dico già che sicuramente ce lo guarderemo il 20 giugno alle 18. Dune Awakening Direct. Va bene. Me lo segno nella mia agenda. E boom. Poi devo anche richiamare il buon Paolo Riberi, ragazzi, così torniamo a parlare dei segreti di Dune. Comunque, tornando a noi, cioè, o meglio, tornando all'annuncio della serata. New World single player. Che bello. Ecco, vediamo su Steam. Vediamo su Steam che hanno aggiornato i pacchetti. Allora, io qui vedo sempre lo stesso gioco. New World Standard Edition, Deluxe, Azot Edition. Vediamo da qui se c'è un rimando, un link al pre-order. Ecco, attenzione. New World Eternum sarà disponibile il 15 ottobre su PS5, Xbox Series X ed S. Quindi neanche esce su PC. È proprio una roba solo per la versione console. O anche su PC, aspetta, perché qua non si capisce niente. Adventures 1, quelli... No, facciamo così, traduciamo in italiano con Google, così ci metto meno. Gli avventurieri che possiedono New World, gioco base, l'espansione Rise of the Angry Earth su PC prima del rilascio di New World Eternum, riceveranno un aggiornamento gratuito che include tutti i nuovi contenuti il 15 ottobre. Ok, quindi uscirà anche su PC, pare. Coloro che possiedono il gioco base ma non l'espansione sarà necessario acquistare Rise of the Angry Earth per accedere all'aggiornamento New World Eternum. Sì, sarà un aggiornamento anche su PC. Ok, come non detto, quindi arriverà su PC oltre che su PS5 e Xbox Series X ed S. Vediamo altre novità. Scolpisci il tuo destino sul suo soprannaturale di Eternum. Ambientato al crepuscolo, va bene, intraprendi. Scopri la verità dietro gli oscuri segreti di Eternum, esplori i suoi strani abitanti e persegui pericolose opportunità insieme ai tuoi compagni avventurieri. Ok, sì, uscirà anche su PC. Ok, confermato. Questa versione migliorata del nostro emozionante gioco di ruolo d'azione.
e già non lo chiamano più MMO, è un'esperienza nuova e avvincente sia per i giocatori PC che su console. Include il gioco base New World, l'espansione Rise of the Angry Earth e tutti i contenuti di aggiornamento come Brimstone Sands, oltre a un approccio narrativo completamente rinnovato con dialoghi migliorati, filmati di gioco e scene pre-renderizzate. Il primo gioco su larga scala in assoluto. In che senso il primo gioco su larga scala in assoluto? A voi pensate quanti fondi e quante risorse, quanto tempo hanno buttato letteralmente per rifare i dialoghi, le cutscene. Cioè qua veramente mi sembra di sentire parlare Askez, hanno preso esattamente il contrario di quello che noi diciamo sempre, di quello che dice sempre Askez. Noi su MMO.it diciamo sempre: ma chi se ne frega dei dialoghi, ma chi se ne frega delle cutscene, ma chi se ne frega delle scene pre-renderizzate, è un MMORPG, vogliamo vedere i contenuti. Loro hanno preso esattamente queste cose che noi abbiamo detto e hanno deciso di spendere soldi su quello. Ah, io facepalm, ragazzi, facepalm proprio di quelli rumorosi, così, ecco, vabbè. Zona PvP, una vincente raid da 10 giocatori, nuove prove finali in solitario e altra ancora. Ok, quindi è confermata la zona PvP, mi ricordo che di questa se ne parlava, l'isola PvP. Sembra che lo facciano apposta, è incredibile, fanno esattamente il contrario. Ma ragazzi, è evidente che nel management di Amazon Games c'è qualcuno che i videogiochi non sa neanche come funzionano. Lì dentro chi prende le decisioni in quell'azienda non conosce e non capisce i videogiochi, perché nel momento in cui stai sviluppando un MMORPG come New World, pur con tutti i suoi problemi, però New World comunque aveva una nicchia, era apprezzato da una parte del pubblico, no? E tu scegli di voltare le spalle così ai tuoi player e di tradire la tua community che ti ha supportato per più di 3 anni. Sì, quasi 3 anni, è uscito nel settembre del 2021 New World. Quindi sono quasi 3 anni. Boh. Esplora l'isola eterna, il naufragio è solo il tuo primo passo. Sì, vabbè, questo non me ne frega niente. Cioè, questa è lore. La lore, francamente, sti cazzi. Forgia il tuo futuro. Sì, tutto il tuo equipaggiamento è completamente personalizzabile, grazie. Ci abbiamo già giocato, no? È New World. Le fazioni sono un altro modo per forgiare la tua eredità, sì. I Covenant, i Marauders, i Syndicate, sì, li conosciamo già, cioè lo sappiamo già, lo conosciamo, ci abbiamo già giocato a New World, cazzo. Non c'è bisogno che ci ripetano tutto da capo. Cioè che poi ti trattano qui come se fossi scemo, no? Oh, ci sono le fazioni dei Covenant, i Marauders, i Syndicate. Cioè, mi sento proprio trattato come un idiota. Non so se avete anche voi questa impressione, ragazzi, questa sensazione. Gioca a modo tuo. Scopri la combinazione perfetta. Sì, ma c'è qualcosa di nuovo. Armi a una mano, armi a distanza, armi a due mani, armi magiche. Tutte cose che noi abbiamo già, noi PC gamer, le abbiamo già giocate, queste cose. Sappiamo già. Vabbè, e niente, questo è quanto, ragazzi. Questo l'ho già detto prima. Ecco, l'ultima cosa. Ti interessano le modalità cooperative? Partecipa alle spedizioni con gli amici e scopri di più sulla tradizione dell'isola. Incredibile, una roba mai vista, no? Poter fare un dungeon con gli amici. Unisciti ai tuoi compagni avventurieri in prove difficili contro nemici mostruosi come un colossale verme della sabbia e respingi i corrotti durante le invasioni. Ti senti competitivo? Allora partecipa a duelli 1v1, battaglie in arene 3v3, giochi Outpost Rush con obiettivi 20v20 ed enormi gare di influenza a mondo aperto. Sì, ma regà, queste sono tutte robe che c'erano già nel 2021, quando è uscito su PC sto gioco. Cioè, Outpost Rush, mi ricordo che c'era già al day one. Cioè, questa è la novità che abbiamo atteso per mesi. Cioè, è incredibile sta roba. Adesso vi leggo, ragazzi, adesso vi leggo, però cioè, ho letto tutto, eh. Questo è l'annuncio su Steam ufficiale di New World Eternum su Steam. Ho letto tutto. Non rimane che vedere l'annuncio, il diario degli sviluppatori.
Hi everybody, welcome to the New World. Hi everybody, welcome to the New World Aeternum announcement development update. Announcement? Oh, that's right. We announced console. Woo! And not just console, but anyone who has the PC version of the game and purchased Rise of the Angry Earth is going to have access to all of this as well. Mamma mia, Scott, lei. So I'm here with Dave and Katie, and we're going to bring out the rest of the team in a little bit. And we're going to tell you about all the things coming in this, starting with storytelling. Ecco, starting with storytelling. Hanno capito tutto di cosa volevano i giocatori di New World. La storia. È un meme, veramente un meme. Ogni volta che Asks ha detto la storia negli MMO, ecco, lo hanno proprio capito tutto. Benissimo. Mi sa che hanno hanno ascoltato quello che diceva Asks, ma hanno frainteso. Non hanno capito il contrario, l'esatto contrario di quello che diceva Asks. Vabbè, teniamoli in sottofondo mentre leggo la chat e poi ci salutiamo, ragazzi, perché è l'una di notte e domani ho un botto di cose da fare e devo fare i test col computer. Comunque, vedo che questa roba ha infiammato la chat, lo capisco, ragazzi, lo capisco. Mamma mia, che tristezza, comunque posso dire che tristezza, mi viene da piangere. Guarda, pensare che stasera avremmo dovuto avere l'annuncio del lancio di Throne in Liberty e invece abbiamo ricevuto New World Single Play. Allora, vi leggo. Single player del tuo MMO oramai morto perché non supportato per mesi, con un sistema stupidissimo di endgame. Io pure ero qui per questo. Lo so, Nemilis. Sì, sono d'accordo comunque, GBT. Sono d'accordo. Buonanotte a Gazzard. Il 22 giugno gli sviluppatori di Throne in Liberty parleranno alla community sulle modifiche al sistema skill del combat. Ok, quindi confermato, ci sarà questo incontro con la community, vedremo cosa ne uscirà, ecco. Però a questo punto direi che un rinvio di Throne in Liberty purtroppo temo che sia inevitabile. Mamma mia, cosa sto vedendo, ragazzi, mamma mia. È diventato un GDR single player brutto. Cioè è diventato un GDR single player brutto. A me il rinvio sta bene, temo il 2025, sì. Anche perché prima di settembre avrei paura a provarlo con le temperature alte. Ma almeno qualche notizia, sì. Lo scorso anno in 6 mesi... Ah sì, questo l'ho già letto. Vediamo, Federico, speriamo bene, però difficile, difficile stare ottimisti e positivi dopo questa conferenza. Cioè io vorrei tanto essere ottimista, ragazzi. Guardare con rinnovata speranza al futuro. Mamma mia, in questo momento è molto difficile. Allora, sì, diciamo che domenica sera dopo la l'Xbox Game Showcase magari lì sarò di umore un po' più roseo. Al momento difficile essere di umore, ve lo dico francamente. Io confido in questo, anche l'atteggiamento di collaborazione continuo che hanno i giocatori mi piace, ma farlo in singolo o coop mandi anche a meretrici il sistema di farm classico degli MMO. Esatto. Sì, Lexacos. Sinceramente, prima dell'aver ammesso gli errori, aver cambiato il combat system a me non interessava. Throne in Liberty, no, neanche a me, però è un buon segno il fatto che abbiano rifatto il combat system. Ma mi è piaciuto come hanno affrontato la cosa, da lì ho iniziato a interessarmi a Throne. Anch'io, anche perché se fanno un gioco tab targeting ma fatto bene è interessante. Poi lo sapete che a noi di MMO.ai ci piacciono sia i tab targeting che gli action combat, cioè basta che siano MMO, perché noi siamo MMO.it e vogliamo vedere nuovi MMO e nuovi MMORPG. New World Single Player. Mamma mia, non mi fai parlare, guarda, perché sennò veramente divento scurrile. Su console 40 euro e 80 euro a deluxe. Hai visto che affarona, unbelievable. Non sanno più che pesci pigliare. Le devo vedere le facce di quei geni che hanno partorito quest'idea geniale. Guarda, sarei molto curioso anch'io. Io pagherei oro, GBT,
per vedere la riunione in cui hanno deciso di puntare tutto su New World single player. Buonanotte Federico, grazie per essere passato. Potevano chiuderlo e passare ad altro. E a sto punto sì, cioè a sto punto veramente facevano più bella figura a passare all'MMO del Signore degli Anelli. È così, è così. Qui si parla in ambito medico di accanimento terapeutico. Poi mi fa girare veramente le palle, perché io sono sempre stato uno di quelli che sosteneva il possibile rilancio di New World. Cioè io, sapete, sono sempre stato, infatti ci discutevo anche con Askez, sono sempre stato uno di quelli che diceva: New World sta migliorando, il potenziale c'è, può migliorare tanto, può diventare un ottimo MMORPG se lavorano sulle cose giuste, sui punti giusti, migliorano l'endgame, espandono i contenuti, migliorano la progression, eccetera eccetera, se, come dire, gli danno una visione chiara di cosa vuole essere, no? Visione chiara di cosa vuole essere, è diventato un single player. La visione chiara di cosa vuole essere è diventato un single player. Ma poi guardate, ma guardate, ma con queste quest lunghissime, con i quest log, ma chi è che si vuol fare le quest di... Ma voi ve le ricordate le quest di New World? Le quest di New World, che sono una roba da darsi le martellate nelle palle. Chi è che non vede l'ora di giocarsi, di giocare a New World per le quest? Per le quest. Le quest di New World, che sono le peggiori che io abbia mai visto negli MMO. Vai a recuperare 2000 di legna, vai a recuperare 2000 di pietra e diventa un single player basato sulle quest. Cioè, questa roba è veramente un meme. È veramente memetico, ragazzi, quello che stiamo vedendo. Cioè, siamo un pesce d'aprile, come quando hanno fatto... come quando avevano annunciato Diablo Immortal, gli avevano chiesto "Is this Annapolis... E questo è un pesce d'aprile fuori stagione", gli avevano chiesto. Io non so cosa dire. Ne avranno spese barcate di soldi, sì. Io non oso pensare veramente ai milioni di dollari che avranno speso per fare questo New World single player. Che potevano reinvestire per renderlo un MMORPG decente. Avrebbero potuto reinvestire quei soldi per renderlo un MMO decente. E invece... Poi perdono soldi, licenziano, colpevolizzano i clienti, noi battono i piedi, eccetera. Non gliene frega niente della community a certe realtà, secondo me. Ah no, ma non è secondo me, Nemilis, purtroppo è così. Cioè, queste multinazionali sono completamente dissociate dal player, sono completamente dissociate da quello che vuole la community. E infatti l'abbiamo visto, perché soltanto un'azienda completamente dissociata può pensare che in questo momento New World single player sia una buona idea per la community. Aspetta, New World è apprezzato, ma nell'ultimo anno sono praticamente spariti gli sviluppatori. Ora escono così, la community gli farà prr, prr. Sono d'accordo, ma lo so, io l'ho seguito GBT New World. Io di New World l'avevamo anche acquistato. Io l'anno scorso l'ho acquistata l'espansione Rise of the Angry Earth. L'ho pagata coi soldi miei, perché comunque ci credevo nel possibile rilancio di questo gioco. Ci ho sempre creduto, a differenza di Askez. Però alla fine devo dire che c'aveva ragione Askez, maledizione. C'aveva ragione Askez, purtroppo. Questo gioco è gestito da una manica di idioti, veramente una manica di idioti. Ci abbiamo provato a dargli fiducia, ma non meritavo nulla, ragazzi. In questo gioco i player skippano filmati e lore scritta, e loro che fanno? Spendono soldi per rifare tutto nuovo, esatto. Spendono milioni per rifare i filmati e la lore. Genio. Veramente dei geni. Trattano i giocatori come idioti, cioè loro a noi. È chiaro. Avevano i soldi e la forza per fare un nuovo WoW e invece hanno fatto New World e poi New World single player. New World. Incredibile, incredibile. Non meritavo nulla.
Quanti soldi sprecati, dove si poteva fare altro, considerando che portano ancora avanti lo Stark che ha chiuso in Oriente e stanno messi male. Attenzione, Chris non ha chiuso in Oriente lo Stark perché in Corea è giocatissimo e tutt'oggi uno degli MMO più giocati perché piace ai giocatori coreani. Ha chiuso in Giappone. C'è una grossa differenza tra il Giappone e la Corea, anche proprio in termini a livello di gusti, di pubblico. Lo Stark ha chiuso in Giappone. In Corea però estremamente giocato. Volevamo un sistema war serio e un endgame vero. E invece avete i jumping puzzle single player. Ragazzi, scusate, mi è venuto il singhiozzo, perché è tardi. È ora per me di andare. Dai, ultimi 5 minuti e chiudiamo. Se vogliamo parlare di storia, WoW è una bella storia. Beh, WoW Retail ci punta tanto. Ci punta tanto, Chris. Però la storia di New World. Raga, ricordo che New World era nato che era un survival sandbox senza storia, senza quest, e si vede. Cioè, ma voi pensate qua. Cioè, ma, ragazzi, mi è venuta in mente adesso questa cosa. Quante cazzo di volte hanno rifatto questo gioco? Mi è venuta in mente adesso. Cioè, che New World era partito che era un survival sandbox PvP. Poi l'hanno completamente rifatto e è diventato un MMORPG Theme Park. Quindi col PvP opzionale e con le quest. E adesso l'hanno rifatto un'altra volta ed è diventato un single player, un GDR single player con coop. Cioè, un single player, un RPG, un GDR single player con la cooperativa. Cioè, io non ho mai visto un gioco rifatto più volte di New World. È letteralmente il Frankenstein dell'industria videoludica. Cioè, qualcuno spieghi, vi prego, qualcuno spieghi ad Amazon che tu non puoi rifare continuamente un gioco già uscito. Cioè, non puoi cambiare genere. Non pu lo puoi migliorare, certo, lo puoi aggiornare, lo puoi supportare, lo puoi patchare. Ma non puoi cambiare il genere di un gioco già uscito, Dio santo. Se è un survival sandbox, rimane un survival sandbox. Se è un MMORPG, rimane un MMORPG. Come puoi pensare che sia una buona idea cambiare il genere del gioco? Una roba. Cambiare completamente. Cioè, ma siamo alla follia. Siamo alla follia, veramente. Alla follia. Ah, no, ma infatti a noi piacciono i tab targeting, GBT. Infatti dicevo, a noi piace, anzi, AskZo e Team Tab Targeting. Io, a me piacciono entrambi, non è un problema. Basta che sia fatti bene, cioè, per me l'importante è la qualità del gioco. Poi, che sia tab targeting, che sia MMO, che sia action, io gioco tutto. Basta che siano belli MMO. Mamma mia, raga. Sì, è soltanto per fare la pubblicità alla Summer Game Fest hanno speso almeno 400.000 dollari. Cioè, se voi aggiungete a questi 400.000 dollari tutti i soldi per rifare il gioco, parliamo letteralmente di milioni di dollari, ragazzi. Milioni di dollari buttati su New World Single Player. Cioè, buonanotte, Nemilis, grazie, buon weekend. Adesso ci salutiamo, ragazzi. Abbiamo fatto quasi 3 ore di live. Dai, non ci possiamo lamentare. Cioè, o meglio, non vi potete lamentare di no, di MMO.it. Della conferenza vi potete assolutamente lamentare. Anche di Amazon Games vi potete lamentare perché. Cioè, peggio delle mie peggiori aspettative. Guarda, guarda che roba. Con le quest, con tutto il quest log, me lo ricordo quando me lo ricordo quando è appena uscito New World, c'avevo 3500 quest e merda tutte da fare. Ed era terribile, però almeno era un MMORPG, no? Almeno dicevi cazzo, ci sono i server con migliaia di giocatori connessi, abbiamo la gilda, sto giocando con i miei amici, facciamo party, giochiamo insieme, andiamo a fare i dungeon, facciamo le quest insieme. Voi immaginate rifare tutto? Il grind, il tedio, le quest de merda. In single player. Allucinante, allucinante. Vabbè, basta perché veramente, veramente non se ne esce, ragazzi. Non se ne esce. Fermiamoci qua. Fermiamoci qua. No, invece, robe belle.
in confronto Dune Awakening. Dune Awakening che mi confermano, prossima conferenza, Dune Awakening Direct, episodio 2, il 20 giugno alle 18. Che giorno è il 20? Giovedì. Aia. Ah, sì. Giovedì, il venerdì io sono impegnato, come sapete. Se fosse stato venerdì lo saltavo, forse giovedì ce la faccio. Lo seguiremo insieme. Io rimango su WoW Retail Classic, che avrà vita per tanti altri anni, quindi sto tranquillo. Sì, Chris, ti fai il sangue amaro, perché uno spera sempre di vedere il futuro degli MMO, no? Questa. Poi dici, se questa roba qui, se New World Single Player, capisci che WoW e Final Fantasy XIV e anche Guild Wars 2 si fanno grasse risate di fronte a New World Single Player. Mamma mia, raga, sono un uomo distrutto. Un uomo distrutto, cioè sono stanco fisicamente perché è stata una lunga giornata, ma soprattutto sono distrutto dentro. Perché io ci speravo. Poi guarda, l'hanno richiamato Nuovo Mondo. Nuovo Mondo, Nuovo Mondo. Vabbè, raga, chiudiamo così. Chiudiamo così, momento altissimo. Momento altissimo, il Nuovo Mondo. Clippate, ragazzi, il Nuovo Mondo. Cioè, adesso si chiama proprio Nuovo Mondo su Steam. Senza il, perché almeno fosse il Nuovo Mondo, no? No, proprio Nuovo Mondo Eterno. Bellissimo, bellissimo. Basta. Il Nuovo Mondo della disperazione, ragazzi. Basta, basta, clippate, ci salutiamo così. Rieccomi. Vabbè, ragazzi, la serie ridere per non piangere. Ridiamoci su. Ridiamoci su. Mi metto gli occhiali. Anzi, sapete che vi dico? Per l'occasione recupero gli occhiali del disagio. Ah, questi sono gli occhiali che uso per gli streaming disagio. Ecco, MMO disagio. Mamma mia. Mamma mia. Niente, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me. Lasciando perdere New World, comunque si sono viste alcune cose carine in questa Summer Game Fest, però certo, è inutile girarci attorno. Come show, come evento in sé, purtroppo è stato deludente. Sto guardando anche adesso, vedo che stanno mostrando robe, ci sono sviluppatori che parlano, vabbè ragazzi. Cioè, ci fosse qualcosa di importante ve lo direi, ma cazzo di niente. Quindi niente, ci salutiamo, ma aspettate, perché prima di salutarci voglio ricordarvi i nostri prossimi appuntamenti. Esatto, ci vediamo tutti nel Nuovo Mondo, il Nuovo Mondo Single Player. Mamma mia, già mi immagino quando uscirà a ottobre. Ecco, quando uscirà il 15 ottobre, Nuovo Mondo Single Player, faremo uno streaming disagio. Ma certo, ovviamente, MMO disagio dedicato a Nuovo Mondo Single Player. Vabbè. Ragazzi, siamo in chiusura, ma prima vi voglio ricordare i prossimi appuntamenti. Allora, noi ci vediamo... Allora, domani ci sarà il Future Game Showcase, ma non lo seguiremo. È l'unica conferenza di fatto di questo periodo che non seguiremo in live, perché domani andrò a fare tutti i test col computer per cercare di risolvere questi problemi tecnici, quindi domani saltiamo la live, ma non vi preoccupate perché ci vediamo già domenica sera, sarà un weekend pienissimo e anche un inizio di settimana prossima pienissimo, perché, allora, ricapitolando, domenica 9 giugno ci sarà l'Xbox Game Showcase, ci vediamo... La conferenza, l'evento Microsoft parte alle 19, quindi alle 7, ovviamente partirò un po' prima, tipo alle 6.40, 6.45. Poi, sempre domenica, finito l'Xbox Game Showcase, ci sarà il PC Gaming Show, seguirò anche quello, faremo una super maratona. Poi, il giorno dopo, lunedì 10 giugno, ci sarà l'Ubisoft Forward, inizia alle 21, anche qui la live inizierà un po' prima, quindi tipo alle 8.40. E poi martedì faremo il salotto dell'MMO col buon Askz. Vi anticipo già che questa settimana
Il salotto, cioè questa prossima settimana che viene, il salotto non lo faremo lunedì, appunto perché lunedì sera c'è l'Ubisoft Forward che seguiremo insieme. E quindi con Askz recupereremo martedì sera, segnatevelo perché sarà poco ma sicuro, ragazzi. Sarà una grande puntata del salotto degli MMO, una puntata esplosiva. Non oso pensare cosa ne penserà Askz di quello che abbiamo visto stasera. Mamma mia, ragazzi. Nuovo mondo single player. E ci salutiamo così. Stanotte pensate a lui. Pensate a nuovo mondo single player. Io avrò gli incubi pensando a New World Single Player Eternum. Gli incubi, mamma mia. Mamma mia. Grandi ragazzi, io vi ringrazio di cuore per essere rimasti con me fino all'1:36. È tardi, quindi direi proprio che è ora di andare. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di followarci qua su Twitch e ovviamente di abbonarvi. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri massivi e anche a tutti i postumani, ovviamente. Niente, ragazzi, ci vediamo già domenica sera, appunto, per l'Xbox Game Showcase e poi per il PC Gaming Show. Quindi domenica sera non mancate, sarà una grande serata, speriamo migliore di quella di stasera, ma sono abbastanza sicuro che andrà meglio, ecco. Microsoft, ci sono molti annunci che vuole fare, e quindi li vedremo assieme, ragazzi, e ne parleremo. Per stasera è tutto, questa è stata la Summer Game Fest. Vi ringrazio per essere stati con me e mi raccomando, restate sempre sintonizzati su MMO.it. Grandi ragazzi, grazie di cuore. E mi raccomando, restate sempre connessi, aggiornati, massivi. Buonanotte, bella.